Ah, reset assolutamente letale, devastante, distruttivo. Giornata completamente annichilita, assolutamente devastata, obliterata, distrutta, sfondata, sfasciata. Bene, mi sono lamentato già Distrutta, abbastanza. sfondata. Ok, a posto. Ah, che divertimento, eh. Amo 25 quadrilioni di ore di reset, di maintenance prima ancora di iniziare ad aprire questo gioco per poi dover fare alle 2 di notte il fottutissimo content che avrei voluto finire oggi e mai più collegarmi per il resto della settimana. Lovely! Vai, distruggi, devasta, gioco bastardo. Gioco infimo proprio, lowest of the low. Vabbè, che è sta roba? Bound. Si smasha. Fammi mettere un po' di musica, ma altrimenti esplodo, implodo internamente. Ma che è sta robaccia? No, aspetta, buono un attimo. Innanzitutto, no, non si può vivere con la pubblicità. Secondo, non so che cazzo mette. Vabbè, ci accontenteremo. Terzo, funziona il dannatissimo meter? Bella domanda. Dio santo, che è sta robaccia? Italia anni 90? No, non ascolterò. No, grazie. Mi rifiuto. Sta niente, legit niente. Perfetto. Pezzone questo. Ok, bene. Mi va bene così. Let's go. Cerchiamo un meter real quick. No. Gargarozzo. Veloce. Porco Dio. Madonna mia. Se manco full 10, 1650. Vacca bestia. Kill frog. Oh. Noratic players. Kex. Dai, ma che è sta roba? Player normale? C'è una lobby umana? Cioè di non sfondatori? Che è sta roba? Questo, tiè, dai. Bene, filla veloce. Perfetto. Dovrò la sta farne gatekeeper e combatte a Royal Rumble dalle 2 di notte. Dammi un attimo, c'ho tempo di lottare, vaffanculo, gioco marcio. Ah, mi ha aspettato, che bravo. Ma no, perché corrono tutti più di me? No, c'ho la mini io addosso, no. Errore, grave errore questo. Non posso fare tanto danno. C'ho la build sbagliata, quindi chi se ne fotte, andiamo a giocare col culo. Come si fa normalmente. Vabbè. No problem. Che divertimento. Sto scordando il piccolo problemino che giustamente non c'avevo la build giusta addosso. Ah, te ne affanculo.
Dai, che è sta roba, via. Cancella. Che è? No, sta a fare sta robaccia. Vabbè, zio, il PS che devo fare? C'ho manco il cazzo di Dominion, mo. Ma fa poco. Seguirà lo stesso sta roba. Completamente inculato, ma vabbè, la run è quello che è. Close. Non so se c'era un cattivo live. Ma che seriamente, cioè perché io non ci do non giocare all'inizio, allora anzi io non si uccide sto coso. Dai 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 dai, che è morto, dai dai, che è morto, dai, uccidi, smash, le basta. Annichilisci anfibio. Dai 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 dai, dai, schiaccia l'anfibio, dai, uccido il saltatore. Ok, a posto. Dai, random merda. Un ottimo scambio di informazioni nel Discord del Sam, come sempre. Dai, sfondiamo, distruggi tutto il gold che ho. Che si trova qua? Open, let's go. Dog shit, proprio dog shit, benissimo. Che è sta roba, si può vendere? Untradeable, dog shit. Distruggere, annichilire questo gioco devastante. Basta, sfondalo, spaccalo. Devastalo, obliteralo. Sfascialo. Oh, attento, attenzione. Pacchetto. Spacchettamento di Yu-Gi-Oh! Incoming. Un attimo. Devo aprire queste 150 tresciate che mi riempiono l'inventario di merda. Aspetta un attimo, devo aspettare 42 minuti di animazione. Per questo contenuto di alta qualità. Oh, e poi cliccare a mano una per una tutte le carte. Ah, guarda qua, guarda il content. Tiè. Becca questo riempimento del netturbino. Eccolo qua, a posto. Benissimo. Benissimo.
Che cazzo ho buttato di stone? Boh, perché ce l'avevo là? Abisso, abisso. Guardare nell'abisso ora, per favore. Guardare nell'abisso adesso. Guardare nell'abisso per trovare. Oh! Alzo le mani. Alzo le mani. Alzo le mani. Allora, l'influenza sculata tua in chat funziona, Twizz. La applichi anche agli altri. È circa 3 mesi che non trovo una carta dell'ossa da sti pacchetti sudici infami, proprio cinghialici. Not bad. Non me posso lamentare. Mi mancano solo 96 carte. Dai, va bene. Close. Almeno ho rimosso la monnezza da sto inventario, no? Ah no? Perfetto. Dai, special owning. Mai vista una in vita mia, mai la vedrò. Perfetto. La play qua è prenderle tutte perché devo fare gli ultimi tap sull'arma. Gli ultimi. X3. Tiè. Vai, che distribuzione. Ora, 20 di sotto non si può fare, quindi te devo dire. Tiè. Bam. Soldi. Che se ne vanno a fare in culo. So povero. Devastante, comunque, assolutamente devastante. Bene. Raccoglimento di pattume finito. A quanto sta sto Tyrain? Vediamo un po'. Lord Tyrain, the King of Lutera. Loss, cerco, giustamente. Un genio. Buono, buono. Solo 7 carte invece di 9. Amba, qua 9 intere e qua 10. 26 carte. Not bad, dai. Not bad, not bad. Ma potrebbe essere peggio. Potrei non giocare del tutto a questo gioco. Ho detto peggio? Volevo dire meglio. Devasta. Ok. Sparisci da qua. Devo fare cubi su cubi su cubi infiniti perché questo gioco ne dà infinita, ne dà una quantità, ne consegna, ne garantisce, ne provvede un'infinità al quadrato. Sono close, fra, sono close, dai, dai, dai. 26 carte ho. 12 e 3, 15 pacchetti. Dai, 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 9, altri 9, dai, 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 sono close. È finita. Allora. Fammi andare a cliccare, va. Sfondare videogioco ora. Se non entra quest'arma, basta. Qui, chiudo la stream 5 minuti in tweet. Dai, 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 fammi cliccare sta roba. Dai, 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 su, rapido, rapido, rapido. Ma ce l'ho gli Orea? No, non l'ho mai raccolti. Mannaggia il demonio infame. Che ne ho qua? 4, dai, devono bastare. Questa deve entrare adesso. Questa entra adesso. Ora. Vai, 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 famo cubi. Cubiamo. Mi sento incubato, Irla. Devono bastare. Dammi, 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 dammi. Più 22 ora. Piti adesso. Ore 2 e 23 della notte, questi aprono il videogioco. Vabbè, tutto ok. Cancro mefistofelico. Baphomet. E uno, vai. E uno se ne va a fan. Oh, ma quanto cazzo costano ste cose? Ma è possibile? Ne clicco uno, Dio maledetto, infame, cinghiale, bastardo. E non ne ho più. Oh, uno ne clicco, uno. E non basta. Cioè, è una settimana di mazzo di merda fatti sul mio cazzo di main. Una volta clicco e sono spariti. Ma sto gioco fa vomitare, basta! Datemi ste pietre, ste pietruzze di merda! Dio cane! Ma l'ho il gioielliere, compro tutti i rubini che ha, basta, datemi i rubini, devono sparire. Quanto staranno? Ma 150 gold, sicuro. Dai, 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 basta, 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 basta. Cioè, guarda che mi tocca mettere a fa, scrapa una a una le cazzo di chest per vedere se ci stanno i rubini. Dai, dai. Dai, 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 eccone un'altra, vai.
Sì, è 1-1, 1-1, 1-1. Vedete se vedete marroncini, che non ne perdo qualcuno magari. Sono raffreddatissimo. Mannaggia il demonio infame. Dirò che ha bestemmia il mocciolo. Oh, chi è? Dai, 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 bastano. Dimmi che bastano, te prego. Queste le apro tutte. Più, c'ho il trucco serio. Aspetta un attimo, so che queste mi bastano. Ti è, guarda qua. Boom. Ti è, va. Che pro, eh. Che pro player move. 60, giustamente posso darne 100. Qua devo darne 60. È certo. Porco dio. Clicca, entra, basta. Si è rotto il cazzo di spendere soldi. No, basta, basta, deve entrare, basta, non ce la faccio più, sono povero, sono povero. Sì, 34! Va, 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 basta, basta, c'è questo gioco di merda, basta, basta, via, via. Oggi non si gioca. La mia sincera opinione al riguardo. No, io non ce la posso fare, è pity, santificato. 75k gold, non mi bastano, per far entrare stupidi in merda. Ti giuro non mi bastano. Ma che ho fatto? No, ho aperto solo i settings, senza aver cancellato tutte le mie skill. No, spannellavo. Fammi ricontrollare un attimo il tripod. Devo acquistare, devo shoppare. Devo shoppare. Mi sa che mi tocca. A meno che qualcuno non ci abbia una donazione dal cielo di sti cazzo di cose qua, di rubini, non si può fare niente. Ma poi due rubini, manco uno, cioè. Ma dai, oh. I due pazzi al centro qua, rubini a sinistra, rubini a destra. Dai, andiamo. Sì, no, però 33 no, eh. E dai, e giù. Fammi fare i caos, ma no? Che bestemmio Dio prima. Che cosa posso fare che mi dia sti cosi rapidamente? C'è più un cazzo qua, vero? Cioè, un cliccato tuo sei finito. Ma vattene a fanculo, ma ti pare che ne ho messo ad uno? Guarda che li ho presi tutti, dal primo all'ultimo, non ho mai perso niente. Tutti ricompro, di tutti i tipi. Cazzo hanno regalato! Non mi basta manco per fare una più 22 e ne ho comprati uno sfacelo, ne ho comprati un'infinità, un'infinità. Un PT, basta, spariti tutti istantaneamente, ma erano già spariti al 30%, eh. Ci vuole una settimana con un cazzo di personaggio per fare i rubini. Ti pare che me perdo i cazzo di giveaway, gli handout? Ah, ecco, ah, squadra, adesso ho capito. Hanno regalato le cazze da 60x, perché d'altronde questi sono solo 1450. Scusa, scusa, adesso sì che ha senso. Fammi via il cellulare per trovare applicazione per spararsi in bocca. Armeria Frinchillucci, come spararsi in testa, dove comprare fucile a pompa da caccia. Aspetta un attimo. Eccomi, ci sono. Dicevo, quante casse regalano? Ah, 60 a cassa, perfetto. 1450, quindi. Quante ci vogliono? 23, 25 casse? 24 casse più o meno? Sembra 24 casse. 60 l'uno. Boh, tutto ok. Tutto ok. In quanto le fai? Un mese? Con sti cazzo di giveaway? Ah, qua manco ci stanno. Manco ci stanno. Neanche ci stanno. 2500 per la più 25. Nah, ma questo è il mio roster. Ma come li faccio? Nessuno di questi li farma tranne lei. E ne fa tipo 100. Ne fa 100 col cazzo di Sonavel. Che devo fa? Che devo fa? Ma che vuol dire? Ma perché devo avere 6 personaggi per portarne su uno? E poi comunque quei personaggi non stanno vendendo quelle cose. Quindi manco se rifanno i gold che costano. Ma vattene a fanculo, va. Sfonda sto gioco. Dove stanno i credits? Dov'è la pagina dei credits su sto gioco? Come si uccidono questi developer uno ad uno? Va, fammi fare il Guardian, va. Il coso l'ho fatto. Sì, il Guardian, il Caos. Il Guardian l'ho fatto. Vaffanculo. Passa le 2 di notte. Poi devo fare bus. Quasen. E forse sono fortunato se mi contatta alle 4. E ci vorranno 45 anni per chiuderlo, nel senso riempire la lobby, che giustamente sarà vuoto come la landa desolata di Dune. Ma tutto ok, ma tutto ok. Non sto per spannellare assolutamente, il mio mental è safe.
Classic Turkish playstyle. Dovrebbero dare ticket instant complete per Daily Gas e Guardian per 20 hours. Ma dovrebbero dare instant complete nel videogioco. Cioè, qua appena entri, ci dovrebbe stare un tasto che dice: ottieni il 1630, click here. Clicchi sul tasto click here e tira il 1630 sul PG su cui l'hai cliccato. Basta, fine, così dovrebbe essere il videogioco. E non sto manco scherzando più. Cioè, l'Egitto dovrebbe essere così. Cioè, io faccio un PD sull'arma più 22 che devo fare per forza perché io non volevo fare la più 22, la devo fare per forza perché altrimenti neanche mi guardano per un gruppo. E ho finito di fare il 1730, basta, è finita. Cioè, la mia possibilità, la mia chance di farlo è finita. Basta, fine. Io non ho perso un singolo Chaos Dungeon sul main dal 20 novembre 2022. Tutto ok, ragazzi, è tutto ok. Fidatevi, il gioco va bene, è sicuro e salvo. Ha un'ottima retention di player e un ottimo ricircolo di player nuovi. Fidatevi, è tutto ok. 5 casse alla X60? 5 casse da per 60 le dovrebbero dare al giorno. Al giorno. Un Chaos Dungeon ti dovrebbe dare 500 cazzo di Obliteration Stone di merda. Un fottuto Guardian ti dovrebbe dare 450. Ti dovrebbe dare 24 Lipstone. Minimo. Ma proprio, cioè, io sto dicendo, questo è il minimo, minimo. Cioè, non è che sto dicendo numeri alti, alti, questo è un evento. No, ma questo è il minimo per giocare al gioco. Ti giuro. Allora, la Solfist non è una classe velocissima a fare i Chaos Dungeon. Senti, ho il suo tempo. Certo, poi se io gioco così, ci mettiamo anche il triplo. Basta, ma si può! Cioè, guarda quanto sono lenti ancora sti cosi! Ma che contenuto è? Ci sta qua il pupazzo con la testa montata, cerchio, cerchio su cerchio, letteralmente una palla sopra un'altra palla e le braccia sono una palla su una palla. Dai, dai! Ma che è? Ma che è sta roba? Ho visto personaggi migliori su Yogane, su Dragensang per PS1. Ah. Mamma mia, ognuno che passa sostegno di quell'ogre nuovo player che arriva sul game mi fa troppo ridere così. Ah, sera, sera, da fammi capire, ognuno che passa sostegno di quell'ogre nuovo player. Ma chi è? Non ho capito la stream di quell'ogre nuovo player. Chi stai facendo riferimento? Ma perché mi sembra che non fa un cazzo dell'anno? Qua ci sta, sì, come al solito. Qua ci sta la skin, qua c'è tutto. I tripod ho controllati prima, le rune ci stanno. Perché mi faccio danno? Mi sembra che cooldown altissimi, no? Non fare un cazzo di DPS neanche i mob. Ah, dici no, la stream non ho capito di chi è, no, i nuovi player l'ho capito, chiedo a quale stream ti riferisci, alla mia, a quella di Som, a quella di Wokel, a quale stream ti riferisci? A tutti, tutti con la stessa cosa. Ah, ok, del Sam, sì, ok. Entra, spannella, consiglio 45 pannelli in chat. È devastante, proprio, è devastante. Non gliela posso fare. Si entra, basta, chiudi, chiudi immediatamente. Esci, vattene, vattene, scappa, scappa. Sembra non lo so, un ospedale psichiatrico. Stream cancerogena uccisa proprio nell'animo e nel cervello. Ciao, scusa, sono nuovo sullo Stark. Mi potresti insegnare come videogiocare questa classe? Via, esci, 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 spannello, pannello, 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 via, 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 via. Ma che cazzo stai già? Chiudi, 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 chiudi. Distruggi, distruggi, annichilisci, gioco di merda. Così. Questo è l'unico consiglio universale che viene dato a chiunque si approccia a questo videogioco. Ma la parte migliore, secondo me, è iniziare a giocare solo nei mesi dispari, perché nei mesi pari non si può giocare. E nei mesi dispari solo dal giorno 20 in poi. Perché non è permesso avere un Power Pass nei mesi pari. E prima del giorno 20. Uno entra e deve farsi la storia. Deve andare a sbaciucchiare i piedi di Nineve. Poi guidare il robottino. Andare nel ghiaccio. Uccidere i nani. Eccetera, eccetera, eccetera. Per 55.000 ore. Prima anche solo di vedere il primo contenuto del videogioco. Ma è fine, è fine, è fine. È tutto ok, perché sicuramente è contenuto vivo. Vai a fare Descaluda da solo. Tutto ok. Il contenuto è alive, lo fa con i bot. I Chaos Dungeon con 1, 2, 3, XXXY. Con quelle. Vabbè, è tutto ok. Cioè, fidatevi, il gioco va bene così, è divertente.
Basta, 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 fammi finire sta robaccia. Ora quanto tempo ci vuole? Ma io non voglio cambiare build per fare sta roba. Cioè, ma manco ce lo sbatti di cliccare una build diversa. Fammi finire sto schifo, dai, su, distruggi. Buono, buono, morto. È morto l'insetto. L'insetto bipede. Apro il Discord del Sam. Quello che leggo è: quanto cazzo ha rosicato sto triceratopo caps lock? Dai, basta! Chiuso, basta. Cioè, ma si può? Cioè, ma si può che il mental medio è questo? Qualcuno lo salvi. Già che ci siete, salvate pure me. Ma sta funzionando la stream, manca la vedo. Adesso sto a parlare dentro al void, sto a urlare dentro uno schermo nero, no, funziona. Dai, un altro click. Dai ragazzi, questo è quello buono, eh. Io me lo sento. Invitami per il cubo nel frattempo, fra che ci sono. Non ancora, non è il momento di click? Lo devo aspettare questo? Dopo post cubo devo farlo. Fammi capire. Bisogna manipolarlo così l'RNG. Con la scaramanzia. O posso cliccare sta roba? Ah, ok, mo loghi, allora posso cliccare. Vai. Che è successo? Ho cliccato sul gear transfer. Vai, trasferiscimi l'anima. Vai. Basta e pidi, basta. Vabbè, ma non si può giocare così, però, eh. Oh, ma io sono povero un canna, non mi puoi dare un pidi sull'arma. È finita. Cioè, basta, è finita, la gente è finita. Questi sono tutti i miei soldi che faccio ogni settimana buttati completamente dentro a sta merda. Dall'inizio alla fine. Devo andare a ricraftargli Orea. Porco più Dio. Ma vi rendete conto che non c'è sta una cazzo dei daily che dia le stone? Cioè io non posso prendere le stone rosse dalle daily. Ma che vuol dire? Ma che sistema marcio è? Ma proprio marcio, sconquassato, da scarafaggi. Distrutto. Vai, crafta sta merda, va. Dai, crafta sto schifo. Crafta, rapido, rapido, rapido. 119 gold le carpe. Ma che vuol dire? Ma che prezzo è questo? 35, quante costa? Quanto dire qua? 50. Cioè quindi so 7. 7 craft, no, 52, meno di 7 craft. No! Basta, tiratemi fuori, vi prego, tiratemi fuori, non gliela faccio più. Mamma mia, quant'è il guadagno? Ormai è pari praticamente. Cioè, non c'è nessuno. No, non c'è. È overpriced. È overpriced, no? A quanto stanno? Scusa, gli Orea. A me sembra overpriced rispetto a comprarle. Qualcuno mi confermi? Mi sembra overpriced. Cioè, conviene comprarle adesso. Io non gliela posso fare. Io veramente non gliela posso fare. Boh, sono distrutto. Non posso fare niente. Stack. Ditemi voi se è normale sta cosa. Oh. Sì, ah, la scava. Aspetta, ne faccio 50. Come l'altra volta, 57. Poi l'ho fatto un'altra volta. Il giorno dopo, no, 3 giorni dopo, 2 giorni dopo, non mi ricordo quanto. Avevo tipo 8000 di energy. 153 Orea Relic, che vuol dire 2 craft. Ah, tutto ok. È tutto ok. Va bene, non c'è problema. Non c'è alcun problema. Quanto costa un craft? 52, pure lì. Perfetto. È tutto ok. Il mio personaggio farà sicuramente taimino ardo. Ok, non ce l'ho a parare, secondo te, che ci ho equipaggiato. E pure quella scarsa stavolta, perché l'ho letteralmente devastata. L'altra. Non so se ripararla, ho messa nello storage, non so neanche se ripararla. Questa per i minigame fa, non è neanche buona. Che devo fare? Ho distrutta l'altra, non so se ripararla o no, forse la riparo perché senza lo special e i rare non vale un cazzo la pala, ormai. È worthless. Ma che vuol dire se è un troll? RNG, che devo fare? Cioè, pare che me ne posso comprare un'altra uguale a quella che c'avevo.
La riparerò. Ma sicuramente, cioè, raga, non sono come si chiamano, i 75 ore a relic che otterrò da 11k di energy dell'excavation che salveranno il mio personaggio. Trasta. Perché salti l'hype train in cosa 1 del cubo? Perché sta classe fa così vomitare? Perché non muoiono, pupazzi? Perché sono tutti splittati in giro? Ma che stiamo... Ma che è? L'ha tutto smerdato! Ma che stiamo a fa? Via, 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 via. Esci da sta stanza, vai. Sì, allora riparo. Quanto costa ripararla? Manco lo so adesso. Con i prezzi attuali. Quanti gold saranno più o meno? Boh. Vabbè. Ma che cazzo vuol dire che uno deve arrangiare la pala relic fatta bene, altrimenti si suicida. Da gioco di merda. Questa è tipo la terza pala relic che faccio. Negli anni, ovviamente, però sì, insomma. Prima valevano qualcosa. Sì, non l'ho pagate, ovviamente. Cioè, sono soldi che non ho guadagnato non vendendola, però le ho droppate. Altrimenti non ci avrei pensato proprio. Ma tanto, cioè, è veramente minuscola la differenza. Perché tanto la pala relic rolla da 25 a 50% sul minigame bonus al tempo quando valeva qualcosa fare le life skill, cioè quando l'excavation faceva dei soldi. Ovvero ai tempi in cui si utilizzavano le cose, le bianche. Era 25-50%, quindi potevi rollare esattamente meno di una viola. Quindi, cioè, non è che sia sto grande. Non è mai stato sto grande vantaggio. Per ripagare una pala relic c'è sempre voluto un secolo infinito. La leggendaria che cosa può rollare? Mi sembra 20-40, tipo. Quindi pure quella, cioè, stiamo lì. Costa di meno, quindi è più worth it. Sì. Ma poi adesso, ripeto, il minigame non vale un cazzo se non ti droppa i rare, quindi cioè... è legit worthless, l'unica cosa che conta è più rare che è completamente RNG pure quella stat, quindi cioè... sti cazzi, onestamente, è tutto RNG su RNG su RNG. Rolli le viola finché non ne trovi una buona e basta, non c'è altro modo. Cazzo fai, stai a buttare 20k gold per una chance su infinite che ti esca alto special, alto rare? Ma dai. Non c'ha senso. Per questo sto fatte col culo le trade skill. Non c'è neanche scaling sensato. Puoi fare le tree leaves per avere extra mats dai cosi base. Ma dai, che cazzo ci fai? Che manco funzionavano il minigame. Quindi inutili prima, inutili adesso. Poi i livelli delle trade skill che letteralmente si fermano a 30, poi oltre è letteralmente inutile, è masturbazione, si fanno in automatico. Ah, le casse che hanno dato ben 39 per 2 Orea rosse? Ah, però! Ah, ben 2 click! No, vabbè, nice. 2 click, 3% di chance full juicate, più 1,5% di artisan. Ah, però! Ah, non male, non male. Beh, d'altronde farà scendere il mio totale di artisan full comprati di Orea e full comprati di Obliteration da 85 a 83. Ah, vabbè, vabbè. Ho speso poco comunque. Ho speso poco. Trasta. Amba. Amba. È che non ringrazi? Nel cubo dà una totalità di 0 rea. Sì, andiamoli tutti.
Almeno mette pure l'altra questo. Ma che cazzo, puttana? Che vuol dire sta roba? Ah, perché c'avevo l'altra in progress e non l'avevo cliccato. Ma quanto fanno schifo ste... Lega, questa è una weekly quest. 72k silver, una stone. No, cioè, questi non sono reali comunque. Ma sta roba quanto è vecchia? Cioè, di quanto è vecchia? Che cazzo serve sta weekly? Perché una da 11 pietre del salto e l'altra da 70k silver? Da 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 da, qualcuno me lo dica. Uno che mi giustifichi sta roba in chat. Una persona. Uno che mi giustifichi sta roba. Uno che abbia il coraggio, proprio il coraggio, la faccia come il culo di giustificarmi sta roba. Dai, 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 gioco di merda, schifo tu. Comunque le uniche persone che giustificano fare il ratto di merda su sto gioco, letteralmente, obiettivamente, sono tutti sfondatori di G2G, esportate cronologia PayPal, per favore, adesso. Non ironico. E non c'è eccezione. Dicono no, 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 ho speso un centesimo. Mentono, bugia, bugia, bugia. Ci credete mai? Minimo, 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 minimo 500 euro su sto gioco ce l'hanno. Minimo, minimo. E non c'è proprio eccezione a questa regola. Se player dice, ma ne darebbe troppi perché poi è l'economia, ha speso soldi sul gioco, punto. Te lo dico, è così, è così. Ha shoppato. Swipe alla carta, tizio Peppe, gialla. Tipo Spay, ve l'assicuro. Deviazione standard da questa cosa di errore 0. 0. Varianza 0. Probabilità 1. Evento totalmente possibile. Senza possibilità di impossibilità. Non è contemplata l'eccezione. L'Open Daily 33k, Weekly 72k. Vabbè, perché d'altronde in una settimana ci stanno 3 giorni, no? D'altronde in una settimana ci stanno 3 giorni, Luizla. Senti, oh. Senti un po', 3 giorni è stata una settimana. Neanche, cioè ovviamente approssimato per enorme difetto. Sarebbero 2 giorni neanche. 2 giorni e poi un centesimo, toh. 2 giorni e un decimo. E tutto lo schermo smerdato di rosso come l'abisso al dungeon là. Sono dei tipi ok questi coreani. Sì. I coreani non vivono mangiando insetti dentro una pod dall'inizio alla fine della loro giornata. La loro esistenza non è data unicamente dal contribuire al corporatismo. Trustami. Non sono assolutamente organismi, per lo più insetti, geneticamente modificati per portare al consumo e alla produzione. Trusta. Ma queste cose si possono dire qua su Twitch. Su Twitch? Su Twitch? Nah, vabbè, non ci abbiamo snitch. Non ci abbiamo snitch in chat. Trasta. Ma perché si rompe sta pietra de merda? E mori. Madonna mia. Perché mi sembra un fancazzo di danno comunque? 12, 12, 7. A me conta un po' i numeretti. 12, 10, 12, 12, 12, 12, 10. Non ci sta niente di sbagliato. Fa solo cagà sta classe di merda che c'ha 150 minuti di cooldown. Poi mi dovrete spiegare una volta perché l'hype 2 dura 40 secondi e il cooldown dell'hype 3 è di 50. Poi me la dovrete spiegare questa cosa un giorno. Gli smartellatori qua, boh. Gimli, gli smartellatori di Moria proprio. E certo. Ma che G2G, dai, quello là. C'è Zias che c'ha le stocks della Smilegate. Dai, andiamo se per il culo. Dai. Ma perché c'è una persona al mondo che crede Zias non sia pagato per streamare sto gioco di merda? Che non faccia il frontman della Smilegate? Una persona che crede sta roba? Ma se lavasse il cervello con la candeggina, per favore, dai, su, su.
C'avrà Dio caro le shares, l'equity, come i dipendenti. Cioè, dai, su, dai, come i manager. C'avrà l'equity dentro la Smilegate, porca troia. Gli danno le share ogni singolo mese, gli danno tot budget per streamare. Dai, su. Ma dai. Che? Che ho fatto? Level up di roster? Che cos'era? Col livellato, non ho visto. Se aspetta noi sfondiamo shop, se aspetta e spera, io sfondo il pannello e controllo, ma qual è shop? Ma che mi hai preso per incoglionito? Piuttosto spende un centesimo per sti ladri trogloditi maiali, gli sfondo completamente il pannello e controllo in faccia, impostazioni, deleta, applicazione, lo Stark. Ma che poi sono ritardati completi, perché io, se fosse stato un gioco full cosmetico, ma voglia l'avrei shoppate le skin. Con delle skin fatte bene. Io su BDO, per esempio, che è un gioco pay to win, è un gioco pay to win, le ho comprate le skin, ma solo le skin. Il resto lo prendevo dal market. E BDO è molto peggio di questo, perché alcune cose vanno comprate. Sì, il time stop. Vabbè. Utile cooldown reduction sulla classe Swiftness. E dicevo, se fosse un gioco alla League of Legends, con le skin, ma io l'avrei comprate. Ma avrei speso pure tranquillamente fior fior di quattrini per skin belle. Uno, le skin belle su sto gioco non ci stanno. Legit non esistono. E non mi venite a dire nena, guarda, mi sa la gonnellina, gnagnagna, uscita da Invu, porco dio. Il tuo personaggio sembra uscito da Stardoll. Da Stardoll. È una baldracca del cazzo che vivrebbe insieme alle Orin in Giappone, dio cane, nei quartieri a luci rosse. Basta. Basta prendermi per il culo. Vive in un fottuto sex hotel. E basta. E non trovatemi scuse. Porco dio, col bikini andare a uscire Brel Shazza. Mangiate la merda. Oh, questo uno. Due. Il gioco è pay to win, quindi io non prenderò mai, non pagherò manco un centesimo mai per una skin. Le compro tutte dal cazzo di shop e vi attaccate al cazzo, gratis. Fine. E gli unici cristalli che io ho mai avuto su sto gioco di merda sono quelli là del come si chiama, del pre-order, perché io, cioè, credevo che, come diceva Amazon, non avrebbero messo il pay to win nella parte della versione occidentale, e ci ho comprato le skin alla release, che regretto, non avrei comprato neanche quelle, e sono gli unici soldi che ho mai speso su sto gioco, e non li spenderò mai. Tio cane, la geisha con la relazione col patrono, c'avete, altro che personaggi belli, tiè. Sono una fottutissima Phantom Legion Commander, Darkstar Orianna, Norosic. È brutta in culo pure questa reskin, ma sono tutte brutte, perché la cinesina del cazzo col ventaglio non è una bella skin. Non è una bella skin, nessuna di queste è una bella skin. Questa che è sta roba? Che è una bella skin secondo voi? Questa è una bella skin. Regà, questa non ironico, cioè sembra una fan art di D&D degli anni tipo 2006. Ma neanche no, di D&D, perché la gente gioca a D&D, è più seria questa. Io devo fare le armature femminili più serie. Questa sembra tipo una fan art uscita da un cartone tipo He-Man. Che è sta merda? Sembra un cavaliere dello zodiaco reskinnato. È orrenda, ma che cazzo c'ha? C'ha il fottutissimo reggisino corazzato. Ma che sto vedendo? E questa è la skin media dello Stark, campiamoci in giro. Anzi, peggio, di solito sono letteralmente tipe vestite con la roba, con la camicetta con cui andrebbero in giro per strada. Cioè, dai, sono skin de merda, sono tutte skin de merda. La skin della Summer è una merda, fanno tutte cagare, sono skin da Goomer, Slatmog, ma funzionano per i ritardati, cioè funzionano per sti giochi coreani qua spiccioli dove ci stanno due schiavi che se segano, ma regà, nei giochi veri nessuno compra ste cazzo di skin, eh. Cioè, guardate i giochi che vendono tanto, nessuno compra ste skin di merda, cioè ve lo garantisco. Fanno schifo ste cose. Cioè, skin di League of Legends sono fatte 100 volte meglio, oppure quelle da Goomer sono fatte 100 volte meglio. Poi ovviamente non cambiano manco gli effetti su sto gioco, ma quello ci può stare, eh. Quello ci può stare. Cioè, ci sta che gli effetti rimangano uguali della classe e non della skin, quello va bene. Per me è che fanno cagare. E poi, per principio, essendo un gioco pay to win, io le skin su sto gioco del cazzo non le comprerò mai. Ma niente comprerò mai, perché è pay to win. Se non fosse pay to win, magari qualche soldo l'avrei speso. E in Occidente comunque si ragiona così, eh. Cioè, la media dei player, quelli che shoppano hardcore, whale, per mandare avanti il gioco, sono pochi. Cioè, per andare avanti il gioco sono pochi rispetto alla maggioranza dei player che preferiscono non averlo proprio il pay to win.
Tant'è che non a caso, cioè giochi come League of Legends con miliardi di giocatori che hanno miliardi di revenue, questo gioco in Occidente non è neanche li pubblicano i dati perché si sa quali sarebbero, cioè. E shoppano fuori dal gioco, vanno su G2G. La grande maggioranza, e fanno bene. Perché Amazon non fa niente per punirli, e quindi automaticamente fanno bene. Si piace, lice. Segue legit questa regola, sto gioco. Se piace alle whale, è lecito. Madonna, devo cliccare sta roba. Ma c'è un modo per cliccare tutti quanti insieme? È finito, ho finito il gioco. Si finisce mai, non si finisce mai. Ma ha scritto Asen. Oh, ma si è addormentato, sta a dormire. Disgustoso, gioco devastante proprio, devastante. Boh, io ho finito il gioco praticamente di già, perché o faccio il basso oppure ho finito, e vado a fare cazzo di God Ghost Dungeons su questa. Sì, quello posso andare a fare. Tiè, Calters, andiamo a fare Calters. Una bellissima una daily. Qui per legge dovrebbe essere dichiarato, ma sai esattamente come sia la legge coreana? Oltretutto, sai quanti modi ci sono per bypassare sta roba? Che ti invita a cena una sera, Dio caro Gold River, ti compra magicamente una casa al mare, oppure a Seul, cioè un appartamento a Seul, cioè dai, dai, cioè, ma che non esistono dall'origine dei tempi queste cose, di che parliamo? Beh, io ho terminato i gold per potermi permettere sta roba. Uè, è tornato su sto garbage game. Chi si è mai mosso? Il vero garbage game sono gli annunci attorno a Smite 2 che puzzano come un safari nella savana. Madonna mia. Madonna mia, madonna mia, madonna mia. Questo pure è un altro shit game. Andiamo a sederci sul coso, va? Sul laghetto. Mi so perché adesso oltrepassa i muri con la ultimate, ecco, a posto. Maledette tutte, guarda, basta così, non voglio sentire altro. Perché non modificare un personaggio che è rimasto bilanciato per 8 anni sul videogioco ed è anche uno degli OG? Perché non modificarlo in modo tale che la ultimate permetta di oltrepassare i muri? Quello è un altro gioco da spannellare. So, beh, che adesso lancia le asce.
Ed è ranged. Ah no, ci manca poco. Ah. Qual è content? Tiè, qual è content? Tiè, zoccola de turno 1 de Akihabara appena entri che ti porta a entrare dentro i casinò e dentro i slot. Puttana numero 2 piazzata davanti all'Love Hotel. Perfetto. No, no, sono belle le skin di sto gioco, trasta. Sono belle, sono tutte bellissime. Miltonius. Hello. Hello, sup. Aspetta. Più gente su Poké MMO, ma manco di poco, mi sa. Pam. Fare altre delì su questo nel frattempo. Non posso fare niente, letteralmente non posso fare niente. Aperta le ore notturne. Chi hanno dato come compensation? Un bel cazzo in culo. No, mi hanno detto due chest ore. No, fammi controllare un attimo. Aspetta, aspetta. Announcements. Announcements. E un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, l'announcement. Questo è Nei Olli. E quindi? Ma scusa, ma c'ho qualcosa qua. Chi è? Vai a farti Chaos Dungeon. Questo è il gift. E la compensation? Non ci sta. Non te la so dire la compensation. Boh. Non ci sta la compensation. Niente. Non la so, non so dove trovarla, non trovo niente. Guarda, non, niente, non te so di. Mi dispiace, non te so di. Negli announcement non c'è scritto niente, boh. Vedremo quando arriverà, se arriverà. Question mark? Vediamo se riesco. È gelato la Sonic G4 con 4 morti dalla sua parte. Vabbè, GG, GG, GG. Ma poi possiamo fillarlo un basta stora?
Boh, proviamo. Ci sono zero lobby, ma ci stanno anche zero player. Mi devo ricordare di mettere il nome Hamiltonius. Certo, non sta rispondendo, gioco marcio. Dead game, veramente. Sono figlio alle 16 il basso, figurebbe, preghiamo Dio, che te lo dico, non c'ho modo. Quanto ci mette a rilogare? Cambia personaggio. Sono io cieco? No, dovrebbe sta qua. Punto interrogativo. R recursive. Punto interrogativo. Eccolo qua. Ah, cioè, beh, qual è il funzionamento, l'input di sto gioco? Devo pure scrivere piano perché altrimenti te lo cosa. Vai. My bad per Discord Sounds. Tiè. Te, ci metto pure Phantom Monarch nel titolo. Tanto non fillerà mai sta roba. Cazzo, ci sta scrivendo questo? Un pazzo, un pazzo, un pazzo. People damn alone. People damn, eccolo qua. Ok, andiamo. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello. I don't think we're gonna Congrats fail even again, if we bro. stay here for 15 hours. Thank you, thank you. How was your run, bro? Happy for you. Was okay. We failed, when we failed Clown at 1% HP? Yeah, fucking hell. Don't tell me that. Like, Yeah, zero. you know when we failed Clown at 1% HP? We failed Deathless on 0% at 0x with the exploding orb. We failed that one on our first Oh, then Deathless. I can imagine you there. Yeah. No, bro, come on. We failed 0x and then we failed 7x like 7 times, 8 times, an insane amount like that. And then in the end, we got it. Jesus, it was. Actually, I scrolled up on the screenshots there. Let's see that group, like, bro. Holy fuck. The which one were the All of them, like, GigaChats. last one? I mean, I remember. Bro, they're, like, all good players. Fucking hell. The last people that got it, you mean Aelborn, Speci, Wirt? Dark Arcana, I mean that player, they're all the stuff there, like on that group. Then you got the dealer. Yeah. You're a pretty good player. GG's. I'm gonna. Fucking Actually, I second forgot, screen, I didn't full time. notice. Speci. Yeah, I need, like, I'm super busy this month, but probably I'm gonna try next month, so I'm gonna start it. In day two and three, I can run yearning probably. Yeah, sure. Gonna be easier. But, I mean, if we even get there, I think we're gonna stay here in Party Finder for a No, I little don't think while. so. I mean the. Actually, I was second shift, kind of lucky with the with the main train here. Yeah. Oh well. I think they should have just started the game up tomorrow, man.
1 a.m. is kind of rough. I have to do dailies at this stupid time, and then also. Actually, I don't know what to play tomorrow as well. A lot of stuff to do. Yeah, I can't even do any raids, like, honestly. I wanted to do my... I usually want to do my buses first, but you can't do any buses at this time. I did my dailies, and that's about it for now. Yeah, maybe some 100k Fate Emblem, who knows. Yeah. I got twice 50k, actually. Yeah, okay. Okay. I mean, I don't know, bro. Did you get a free account coupon from Smilegate? I have, like, 16-10, right? Oh, well. That one. I probably, I mean, that's my why. My strike is one phone away. Makes sense. I don't know, man. I'm pitting my weapon. I'm on 90% artisan, and my Thaemine run is over. I have no chance of getting 1630 now. I'm about to destroy this game. Still 1 month. But, bro, I'm going normal mode on all my characters. Yeah, I think I'm gonna have to do the same. I mean, first of all, I don't even have LOS 30, but that might be doable if I'm lucky. But if you get static, yeah, it's fine. I think I think I have like 3-4 friends that I usually run with. They're not like insane players; they're just normal players. But they're very nice guys. Playing, and, like, I like to play with 2 them. 2 years together, and we are like they're not good like players, static, but we're playing when we are free. Like we're just running randomly. Mm-hmm. Yeah. Also, I have like 5 now, but I'm gonna do Destroyer 1610 next week. Yeah, I think I'm gonna make. I think I'm gonna make a remaining energy DB. I want to make Gunlancer, but I don't want to build again. Yeah. Bracelets, fucking gems, everything. How many shares are you taking? I don't know. You tell me, man. We're doing 3-3, but okay. It doesn't matter, like, that's you fine. Take everyone playing like one thing. Okay, we're full, I guess. Because insane. Of maintenance, people coming. I guess so. Okay, any pluses? Plus? I forgot I need to grab my stuff. Man, I've been doing card runs. I haven't dropped a single card in the past few weeks. So dog shit, man. Kind of shit, what a garbage game, man, not gonna lie. Like, why are we forced to still do this content? How many cards you missing? You don't wanna know. Probably. I'm missing 26 cards minus the selection packs. I need 9 cards. Like, what can I say, man? I've been playing the game every day. I just don't drop them. I need more characters. Team Infernale. Ma lo sai che l'altro giorno mi è saltato sia mobile sia fisso? No, letale, non si può. Per 2 ore, tipo. If you have a lot of XP cards. Yeah, I have enough. Okay, I guess we can go. Everybody said, yep. This is a Brel week. Should I skip G4 so that I can keep it for... I don't give a shit, honestly. È quello con cui sto facendo il bus, Vadion. È uno con cui ho fatto la Mayhem Shadow. Before. Un tipo simpatico. Why? No, I mean, of the bus? Yeah, I mean, no, not the bus. I'm just saying, I don't know if I should do don't G4. Play, like... Yeah. Yeah, they're not accepting. Yeah, I think... I'm not busting it. Oh, okay. I think I'm keeping G4 so that I can carry some of my friends' breakers. It's long raid. It's fucking. Yeah, it's annoying. It's annoying. I usually like either solo or duo bust it for whatever. Even normal account is not worth it anymore. I'm playing hard mode. A bus hard mode, yeah. It's long run. Due men. Oh, ciao Herz. Oh, ciao Herz, grazie al follow. Buona passing serata, mattinata. Due men, comunque, due men. Letale introduzione dei customer al comprare. Letale, vai, finì, cioè, è mortale, basta, gioco d'infernale distrutto. Gioco abissale, proprio. Appena finito gli house, che io ho fatto i daily e basta. I'll take 1, 2, 3, you can take 4 from P2.
It was 3.5k. Cards are good. Wait, who am I taking? 4 from P2 and then 3 and 4 from P1. I mean, you can swap me in party too. Ah yeah, you're right, you're right. Yeah, you can swap me and we go and buy parties or something. You are right, but I've already learned stuff. Wait, 4 in party 2? Yeah, 4 in P2, the sharpshooter. Lego. G3 va liscio lui, ma sì, tranquillo. Se ha abbastanza stagger, sì. Se ha full stagger, basta. In party 1, quiz 3? Yeah, Mangawai and Sarasur, the 3 and 4. 3 and 4, ok. Posto. But yeah. And the name fucking hell. I've heard from Efexus, the paladin guy. He said grats the other day, last night, and he said he's mentioned he's gonna run Phantom Monarch. I mean, he's gonna run for Phantom Monarch in the summer because he has no time right now. You might be able to run with him if you still want to wait for it. Yeah, maybe depends. I don't know. I'm super busy this time. Yeah, I know. Yeah, nobody has time for it. Now it's kind of crazy. I only ran on weekends for 3 hours, 4 hours at most, and that was it. The only time I actually ran for longer hours was like the first week Hellbrell came out, which we did, which I played with a friend of mine for almost like 10 hours for 2 days. But that was like the time we did Mayhem Shadow, basically. Like, it was only a one-time thing, and then the rest of the days was just like 2 hours on the weekends, and that was about it. I couldn't be bothered to be stuck in G5 with pugs for 10 more hours. It was just pointless. We only did it because we found some fun people and we were memeing around, but nah. Nice. Outside of that, nah. I'm good. You're gone? You're done? Yeah, good. Okay, I'll move you. Put me in. Yeah, you're done. I need to hear. But outside of that, it's pointless. I'd say, I don't know, try to like filter through people, because even Mayhem Shadows, most of them are not good enough. Like, honestly, I'm just not going to lie. I mean, when you're progging, probably. I think when you're Deathless. Yeah, when progging, especially. Prog is way, way worse than Deathless, because once you get there, you're probably already going to have a set group that you know is able to do it. But before that, it's despair. Like, finding randoms, it's despair. So yeah, for progging, definitely. Yeah, probably I'm gonna spend some time too. Yeah. Pugging took way, way longer than Deathless. Deathless took 2 weeks. I mean, that's not long at all. From Slayer to Monarch. But Slayer took almost, basically like a month. No guides, probably need a lot of time to spend that. No, there is a guide on El Academy. It's written, of course, but yeah. Bomb. Oh. We're gonna have to use Xenon, Tyrant. Let's see. Yeah, let's see the parking. Oh, okay, there's only one left. 3 and 4? I mean, let's see. Okay, nice. Oh, nice. These people are both AFK though. Let's hope he doesn't move. No! Okay, got it. Kinda. Half of it. Bitches. I just hate the counters with this class. Kind of moving like a... That's why I'm using spirit, so yeah. I mean printer. Spirits. Yeah. For any creep.
Stroking my pain with his finger. Raga, gioco letale. Qualcuno mi salvi, vi prego. Questa va bene. Oh. This class to be perfect, I think I need to almost level 9 gems. We have perfect rotation. For gem? I mean cooldown or... Cooldown, sorry. Oh, cooldown, yeah. Yeah. It's 5 bar here. Mm-hmm. Perfect thing, probably. Yeah, I'm just gonna wait a bit and then kill yeah, you. Two, okay, I'll kill yeah, it then. Nice. Gonna die? Okay. On my way. This 120 perfect spin on this island, okay? Ah, madonna. I don't think after this. I'll go top. Okay, I'll go bottom. Oh! Get this guy, he's staying on my spot. Ping him? AFK. I don't know, ping him away. Oh my god. He's AFK. Nah! No way, did he actually AFK there? Yeah, he's AFK, but I got. Okay, okay. That's funny. He's AFK on the spot. What are the chances, man? No! No, I've been crashed. What? Oh, what? Hello? I'm back? Huh? I just crashed. Okay. Oh, the floor is canceled, man. Okay. Have done? No, it's not working. Whoa, 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 what do you like, bro? I'll do the first one. I'm gonna start. Okay. Ho denodato, Wiz, ho denodato. You're not using casino? Oh yeah, you're right, sorry. My bad. I think I'm lagging a bit. Yeah. There we go. Holy shit, the ground lag. Yep. Bonk. He didn't do the animation, but the attack still went through and it knocked me back. What a game, man. What a game. Yeah. Uh-huh. Bro, this legendary elixir fucking scum. Bro. Fuck that shit. Yeah, yeah, true. I spent so much on these. Holy man. Shit, bro. Fuck that. And I got lucky. I got extremely lucky twice. And I am forever grateful for this fucking slot machine to be over, man. You don't know how much I was, like, ranting every single day about that shit. Honestly, just fucking fuming, raging at that shit every day. It was so bad. It was so bad. Like, my first elixirs, the first 3 weeks, I didn't find a single master set for 3 weeks. Not a single one. I couldn't even roll a single one. And then I got lucky, and I got a crit damage, attack power 5-5, and a 5-5 chest. But yeah, no, at first it was absolutely awful. Like, awful.
Right, I had to get like the worst 35 set ever, like some dog shield elixir to barely scrape by, but yes, what can you do? Mm-hmm. It's the worst system in the game. It is so long, it is so RNG, it is so just scammy. The average system is like garbage. Yeah, they're like, even I more hate the bracelet. Yeah, bracelets are shit. Well, this is my bracelet is still pretty trash, and I spent like 500k. Battle on my destroyer, front attack, and to get some exposed weakness or dagger on Bard. When I cut on destroyer, I got exposed weakness and dagger. Yeah. I cut on Bard, I got front attack. So what is this game? Bard, got... Yeah, man, it just sucks. It just sucks. I've spent upwards of like 400-500k on my bracelet, and I barely have armor on it. It's like a three liner. No, it's not even good. Like, it's not even anything special. The price is insane. And now we're jailed here because customers are literally sleeping because it's 3 a.m. Yeah, one customer, my God. I think before 2 weeks, he was AFK here and he said, like, my kitchen got fucked. It's like water or something. I don't know. What? What the fuck, bro? You cooking, like? I didn't say anything, I guess. Yes, actually, this guy stands on my spot here. On slow food. On my spot, but I got the shield. Lucky. I can take lit if you want. Non c'è mai fine al peggio, Duizza, mai. Sono tutti uno più orrendo dell'altro, ma gli Elixir vincono solo per il tempo che ci vuole a tagliarli e la quantità di puttanate di cui sono pieni. E il costo. Il bracelet alla fine, sì. Escludendo il 5 liner, che è peggio della 9-7, 4 liner, 3 liner, 3-4% di DPS. Gli Elixir 50 set, 40 set scuffed, butti un 15%. Non è umano. E gli Elixir 0 contro Elixir, che è comunque full RNG. Cioè, il punto è che il bracelet medio con solo 2 stat liner è la baseline ed è accettabile, cioè si può utilizzare. Ed è 10% di DPS. E lo compri direttamente così una volta. L'Elixir, anche quello, cioè il peggiore, devi farlo RNG 47. Ed è altrimenti 0% di DPS contro 30-25% di DPS increase. Cioè, non è umano. Da 0 a 47, anche schifoso. No, accidentally. Ok. Because I remember on Cloud, he was like, fuck, I'm talking to myself. Yeah, that was a while ago, man. 1% bingo. Yeah, I can run a Lost Wind Cliff for you, more damage for... Barely, man, barely. I don't even have Lost 30, so yeah, it works, but... Yeah, we're doing that with my mate. Even. Okay. I hate this shit because I can't use Dominion here, so I do no damage. But I have to kill this guy. It's so annoying. There we go. I need to wait cooldowns. Sta merda che l'Egitto è un 3-liner semidecente, 300k gold più. Il resto che ho trovato era un superiority disgustoso, ce l'ho ancora salvato, guarda. Chi è uno di questi? Questo è il primo bracelet che ho fatto. Questo, ho rannato questo per un secolo e mezzo. È un'altra merda. Pure questo non è che sia molto meglio, è un pochetto meglio. Tipo 1% di danno in più. Cioè, fa schifo. Cioè, se avessi un precise circulate bracelet sarebbe su un altro mondo. Però che cazzo li fa? Completamente RNG, sistema orribile. Tutti i sistemi di progression gateati dall'RNG che permettono a un player che one tap di essere dio e a un player... Yes. Che ha sfiga di non aver mai quello stesso livello di potenza e sono disgustosi tutti quanti dal primo all'ultimo e non ci sono eccezioni e chiunque non lo ammette copa con se stesso perché deve mandarsi avanti la rotella dell'hamster del cazzo di Griceto. Fanno tutti schifo. That's fine. Because I'm not gun master. Yeah, that's fine. I need more help.
Oh no, no auto skip. No. This guy. Berserker. Yeah, we're jailed. Sì, 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 troppa differenza. Questi sistemi che hanno best case scenario completamente gateato da RNG non dovrebbe, completamente gateato da RNG non dovrebbe esistere. Tutti, nessuno di questi. Perché io posso accettare persino il... Allora, il PD ha troppa differenza dal one tap. Non è possibile che la differenza sia 600k gold, 1 milione di gold a zero. Non è possibile. Però almeno c'è un raggiungimento finale, quindi prima o poi lo fanno tutti. I lost my fucking hype because I had to watch the cutscene. That's very nice. I have to wait to actually do DPS. What the fuck? Why am I creeping? Fun. You gonna teleport? Yep. After this. Yep. Keep my skills, no? Yeah, I mean, do you, I mean, I'm just gonna wait for a way. I'm just gonna wait for a way. No, 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 it's fine. Really? You can do it? Okay. Yeah. I trust. Oh, this guy is standing on my. No! Find another spot, I don't know. Nice. Fucking bitch, bro. It's twice in a row, man. Twice in a row we got scammed. He's also... His gear is not removed. He's not dying. Yeah, I don't know. One time, we got this. People, like, man. This guy. Oh, you see? Bro. Yeah. Can't even play the game. Wait, let's see the mechanic. This mechanic, and he got the target. Oh no, yeah. Bro, okay, he's dead, he should be dead now. He's standing on the right place, bro, what the fuck? Nah, he's alive, bruh, what? Please, kill him! He's literally blessed by fortune, what the fuck, man? He has the gods on his side. What the fuck is that? Die. Die! Die! Watch him have Mokoko buff now. And go full out again. No, I have. Oh, he's dead. I have skill on destroy giving 20% stagger bonus. Then. Yeah. I can lead maybe. If you want to. Bro, what is this thing? He's dead. Oh no, bro. So tanky. Yeah, for real. I can counter use Ninove. Okay. No. And he leaves. Yeah, after this. Okay. Yeah. Be okay. Bing. Bing. Oh no, how can you stagger this? Yeah. Impossible mech, what are we gonna do? The guy's helping as well, I guess. Destroyer. Hey, Gigachad. Spend more. Okay. We can go maybe 5 o'clock. We can take one. Okay, I'll go take the stupid star. Not even taking that shit. Only one. Oh, GG, my friend. It's over. Now he time stops. No? Okay, he's gonna time stop. Nah. Yeah? Yes! Oh my god, what a bro, what a bro! Ah, I missed. Teleport after you.
Holy shit, creep. I'm creeping. Oh, huge. Damage diff. Plop. Okay. I guess not. Got it. Oh, okay. Nice. There's triple counter. Cannot miss this shit. Okay. Blue. Plop. Plop. Look at my slow attacks. Takes you forever to kill them. Die, just die. What is this guy doing? No, no, he's gonna die! No, 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 he's gonna die, it's over! He's both. Oh, oh, let's go. Massive gamer. Die, yellow. She always does this after Staris. Has an 80% chance she does this. Oh, oh, oh. Well, like 80%. Yeah. Tank. Don't teleport. No. Teleport after this one. I'm gonna get this bitch. There we go. Ah. Got it. I should need it again, I guess. Oh, I got fucked. It's perfect. Oh! Never mind. Easy. Oh, we hit. Now going blue, I guess. No, oh, okay, I'll go red. Oh, we have help anyway. He's helping too, yeah. No spirit as well. Oh, okay, never mind. Giga Chat custom. No! Almost! Okay, let's go. I mean, if you're bored, we can do more. Maybe 3-man. Yeah, we can do 3-man, but we or need. Maybe Kyangles. oh, we can do Kyangle, yeah, sure. We can do 2-man Kyangle. Because I only have Major Arcana for this 3-man. Oh no, 3 people AFK. Berserker. I mean, they've all gone to bed. It's over. Oh shit. Mangawe. I need gun lancer, but I'm not. I want to push this card because it's like I have everything. Yeah. The build, gems. You play Rage Hammer? Yeah, Rage Hammer. Yeah, that's cool. That's cool. Or look at it. Just that Giga Shad gun. Destroyer and you like 419 or whatever it's his really name. Really good class, bro. I like. Yeah. I mean, on my roster, I want like Stagger class, Destroyer gun. Gun lancer is kind of better because of the synergy. Back attacks. A lot of my friends here playing Deadly Striker. Okay, give me the title. Oh, one move. One last time. Okay. We're good. We're gonna get the red cube now. Oh.
Alright, let me put in la tropina. Or we can go. I'm doing 2 men on 1580 character. It works. That's the DPS. Mm-hmm. Oh, the rest of my group got a Phantom Monarch as well. I didn't notice that. So some of the people were left out. Some of the stragglers got Phantom Monarch as well. Too. You're next, yeah. It's your time to shine, man. Yeah. I'm gonna cute my fucking job. What am I doing? It's good job, but I hate going on shift. Going for? On shift. Oh, yeah, every yeah. Every week different shift. It's kind of yeah, stupid. This dog shit game list, dog shit, trash. Pattume, monnezza. Garbaggio game. Good cinematic. Yeah, and then let's keep watching some we're gonna get 4K torrent. We're gonna get red cube, trust me, 100%. 5 times in a row. Red? It's red? Right? No, oh, it's yellow. Plop. Oh, what should I do? Oh, it's over. It's all over now. Oh, your damage is deep. Only because I'm in Act 3, now it's over. It's all gone. Bro, my friends keep like 50 bars with Soul Eater, we failed them. Ah, the class is on a whole different level, in Hell Mode especially. I'll help. Boom. Annihilated. Soul Eater is giga just. I mean, Soul Eater, Soul Feast. It's a good class, but she has too many limitations. So nobody plays her for a reason. Even when she was like peak strength, which was one patch after rework, it's still one of the least played classes in the game. She has too many quirks. She's too slow, clunky. I mean, not slow in terms of like uptime, definitely, but slow in terms of having to manage your Dominion. Stopping going Hype 3 just because otherwise you'll end up in the wrong rotation, it's pretty annoying. We have only one friend who's playing Soulfist. Yeah, I know, there's not many. I actually got whispered by a Soulfist in game who wanted to do Monarch and wanted some tips about G6, and all I could say was pray, because there is almost nothing in your control. There's almost nothing under your control in G6. It's literally RNG pattern after RNG pattern, and they all make you stop damaging. I see Asterigot as well. Who? The Paladin. Ashi guy? Or Starry? Yeah, Astari. Okay, so. Yeah. Ashi guy. Ashi, yeah. By the way, for the blue cube, when you skip, stay close to the cube, because on Destroyer I have only one skill to. Ah, okay. You know, the spin. I can save you only with that skill. Okay. Stop. Wait. And now I have to wait for a stupid pattern and hope my hype doesn't run out. Yeah. Man, blue is so horrible for skipping as well. Yeah, so annoying. Blue. Come on, please. Oh, there you go. It's perfect. That's not good enough for me. This character is absolutely horrible at doing that. Yeah, it's not good. Yeah, this character is not good for skipping there. I just have absolutely no push immunity whatsoever. I can't do any DPS. Don't you have push immunity? No, there's none on this class. Maybe we can wait for the another. Yeah, we need to wait for the 4 cubes. That's why I was hesitant to go for it. I just can't do it. No, it's almost impossible to do DPS there with the stupid thing.
On also, I'm only have problems on my striker, it's same shit. The only push immunity I have is this, which is my buffing skill, and that's it. All the rest is non-push immunity, so I really cannot skip there. I can push one more bar. To 38, gonna help. Yeah, yeah. That's fine, we just need a different pattern. Well, like, striker is shit, I know the... The other blue one is fine, it's just that one is horrible. Striker, because no push. That's why I'm playing with my friend using gunlass for shield. Oh yeah. Maybe try to play with gun lancers with your main. Yeah. You can use another class. What else? Yeah. I didn't know that actually. Push immunity on so quick. Yeah, no, it's actually pretty bad. It's one of the changes that nobody liked when they reworked Soulfist. Like that's why. I mean, on this mechanic, it's good. Like, it's plenty of time. Yeah. You can dodge DPS. Yeah. Yeah, that one's fine. I mean, it's not that it's impossible. It's just hard because you know, if it's a bad pattern, like I don't know, 2-1, with both explosions on me, like I have to dodge while using skills, and my DPS gets reduced very low. So I have to be a bit lucky there. It's doable, it's just annoying, so I usually tend to skip it and use another pattern instead. Same, I hate on striker, it's bullshit. Yeah. Also, this mechanic on striker is shit, bro. If gun lancer... Yeah, this is horrible, pretty bad as well. Yeah. Because I have two power immunities. Yeah. Mm-hmm. I have to use them well, otherwise I'm just fucked. Okay. There we go, red. Yeah, nice. GG's. I guess we go around. Holy shit, I crit. Massive. Somehow I'm critting now. This boss, like. I can only see white numbers and everything. Holy balls. They are coming. Also, I hate this. Yellow, bro. Takes too long. Damage reduction, damage reduction, damage reduction. Fucking wall. Sometimes it spawns on your head and it's pretty annoying. See, when it's like that, like 2-1, it's so bad. Like, I have to move away. No mobility, I mean, only one, it's shit. Yeah. And when I'm buzzing, like, every time he's on me. Yeah, exactly. Yeah, yeah, yeah. If it's on you and it's 2-1, it's over. It's over. Fucking back at that. What? What? Oh no way, bro. That should be fine. That should be fine. Stupid classman. Oh, you got the yellow. Oh shit, you were too close. Ah, what you got the yellow. You got the yellow because you were too close. Nah, no way. You got the yellow shield. You were next to the destruction, and so you got the shield instead of me. Yeah. That was actually so. 3 a.m. gaming, I guess 4 a.m. gaming. What can you do? Oh, yeah, I was yeah, like, what the fuck? Yeah, it's so stupid. Because we needed to rush here. Yeah, yeah. I don't know why I got knocked up while using my hype. That shouldn't happen. That's a pretty weird thing. Come yeah, on. There you go. I knew it. No, I had to. I mean, I just messed up because we're trolling, but it's fine. Like, I'm pretty tired. That's what it is. Let's go out and kill ourselves. Yeah, now we can restart. Well, aren't they like all AFK, I guess? Probably. Most likely so.
Oh yeah, slurp. That's the only reason I want more Gun Lancer than Destroyer. Destroyer is more damage, but Gun Lancer have like that stuff, like shields, yeah, push immunity, synergies, more damage. It's whatever. Yeah, the push immunity on Gun Lancer would actually help a lot. That's very, very useful. That is something that lets you skip on basically every pattern, but yeah, whatever. It is whatever. Yeah. You just wait for another pattern, I guess. Just a lot of waiting in case of blue. Nah. It's gonna be yellow this time, I believe. Maybe just save your spacebar. Yeah. There you go, yellow. Easy. Oh, pretty annoying. Oh, of course, this skipping long ass pattern, XDD. Come on. Let's go. I'll stop the balls. It's on me, of course, very fun. Red, very nice. Oh, come on. You can dip this and boom. It's beautiful. Mm-hmm. Very fun. I love having so many power immunities in my kit. Two. That's why you don't like. Again? I don't know. That's why Berserk is really good. He's struggling. Oh, he's got it. Well done. We're gonna fail typing test. Ah, this asshole pattern again. So annoying. That's gonna hold through it. Oh, a very working game, I see. Customer attack.
Look at this skill, the stagger. One skill player. Yeah. See? Yeah. That's crazy. Oh, an annoying pattern. I have to dodge all of this. Get it! Nah, unlucky. That's good. Give us red. Yeah, the skip is easier anyway. Give but us yeah. Red. Blue. Annoying, man. Blue's so stupid with the patterns. He always does, like, what he does when it's blue for a skip, it's always flame into this, into flame, yeah. Into this, yeah. Over and over and over again. You have to wait for an hour. Yeah, he never does this when you need to skip. He never does this. Okay. I hate even this because. Yeah? Oh, yeah, it's not good. Like, I can get out maybe two skills at most. Yeah, after one lightning kick, I need to dodge shit. I need to stop. Without gauntlet. Yeah, I need to wait for my hype now. 5 more points. Misclicked, I was distracted, now I have to wait a bit. Yeah, yeah, what can you do? Oh well. Push one more bar. Yeah, I have to wait now. Push 68 and a half. Yeah. Well, maybe I can perfect you, I can try. No, no, it's fine. I just have to wait for my hype now because, you know, there's the cooldown. Can't do anything about it. I can use Dark Devil. Don't do the pattern, please. Okay, this is fine, yeah, so I can wait. Flames into explosion, into flames into explosion. Yeah. Oh my god, man. Okay, we go. One more? I think we got. Yeah, it's good. I got bragged all around as well, and there's very little you can do about that. Can you come close? Can you get it? Yeah. Please don't wipe us, bro. Okay, it's fine. Okay, bro. I got fine. Even stuck there. I have two more darts, I can just go. Even with skipping the last tiger, I mean playing with Soul Eater or something. I just need to even skip the tiger. Yep. Dark instead, fuck it. This is my favorite mechanic. Yeah, this is the best. This is the best. It's the longest play for, and it's so easy. Red, okay. This guy is still alive. I don't know what. He's the driver. Standing on the line, careful. He might die. The Highlander customer. Yeah, yeah, just go.
this shit, bro. Annoying pattern. Yep. The worst one. With Crosswind Cliff, you have like LOS 25. Yeah. Yeah. Dead. Nice. Okay, let's go. Finally done. Where is your Nineveh? That Nineveh for? Oh yeah, true, we had Nineveh, I forgot. Could send it at the end during cutscene. You're sleeping. The time of the prophecy is here once again. More Brelshaza watching. Get on it as well. I guess I'll screenshot. Yeah, yeah, yeah. I'm there, but I'm not. I'm not posting. Where's. Okay, wait. On that group, I mean. Yeah, yeah. I'll post. Quake. I'm tier 0. Wait, I can't even find your name. What's your name on the L Academy? Quake isn't there. I'm there, but I'm not posting. I'm just busing. I'm not posting that. Okay, I guess I'll just skip it. You can tag yourself on. Okay, sure. I mean, I just get there and it's kind of stupid. Yeah, that's it. It's probably, it's whatever. Like, it doesn't really matter anymore. I don't think I've only had like customers ask once. It's funny. The only thing I use the Discord for is finding customers for a con hard, basically. That's the only thing, and that's it. I mean, you open lobby, like, you have time for that, or you just open lobby and waiting for them? Yeah. For a con, I mean. Because I need the maps anyway. They're like making schedule for them. Right? Yeah. You're going tomorrow. Well, honestly, since I only have one character that can bust it, it doesn't take that much. I bust normal on me, on my Arcana, and then that's it. I don't do anything else. Normal so is like kind of not worth it. Yeah, it's not worth it. But I have to do like hard mode in Pugs is a fucking jail still, so I'd rather do normal bust and you know, have it having to Pug 7 people. I never did hard mode, but it's kind of also long. And I don't trust it. It's a bit long. Yeah, you have to trust people. That's why I had a pre-made for it. Yeah, I had a pre-made for it. That's why. Otherwise, no, I would never pug the bus. No. With the driver. Never pug the bus. Hard mode is not a joke, mate. No, do not pug. Do not pug it. Even on normal, when I go with random, yeah, from that group, every time someone is that way. Yeah, even though it's easy as fuck, people can't do it. I don't know. People from UC bus is incompetent. People don't know. Sometimes don't know how to counter. Gate. Yeah, true. They miss counters. Yeah, or they miss pits, man. We mostly doing like 2 or 3 alive there. Yeah, yeah. And we still get G3, and they do some god awful damage for the gear they have, and so you're kind of stuck there, or maybe jailed, or you have to like do sweat twice as hard to compensate for player skill. Yeah. It's so annoying. I mean, with all my groups, like, we never wiped, only on gate 2-1. Mm-hmm. And that's it. It was like, even gate 3. People saying, like, gate 3 is really, I mean, the hardest one. Mm-hmm. But I don't know, I think it's easy. It does no max. It's easy. It's easy as long as you have people who can play their classes. If people can't play, they fuck up. They screw up the bus. But yeah, what else can we do, I guess? I don't know, Kayangle, maybe. Yeah, we can do Kayangle, yeah, sure, let's do 2-man Kayangle, I guess. Whatever. Let's do 2-man Kayangle hard mode, let's see if it fails. Hard mode or normal? We can do normal. 2-man, it's same goal.
True, but hard mode gives me more mats. We need to do 3 men then. No, 2 men. Who cares? Let the customers do one of the things, no? We never did hard mode. No, we can do normal 2 men, I guess. But like the thing is, if we do hard mode 2 men, yeah, we do need one of the customers to play. We never did 2 men. Yeah, maybe because it feels. If it feels, it's worth about it. But the thing is, normal it's so easy. In the same goal, like 2 men. Yeah, true. 3 men, same shit. There are no lobbies. How much? Maybe 4k. What should I use? It's too much though. 3.5k? Let's see. Nah, anything is fine. I just one shot this shit. What are you using? Soulfist. Probably you need crit energy? Or? Nah, what? It's what I can bring literally anything. We would destroy this. I can bring support then. Nah, laser only. Yeah, the Saiya is pretty fine. More DPS, I don't know. Anything you want. Let me see. Maybe I don't even know if this fails, man. Does anybody buy this? Sure, it's easy. Does anybody actually buy this? I don't know, I'm buzzing every week. Even. Yeah, and fails? Sometimes normal solo bus. Oh, okay. Gate 1 and 2, it's easy, same shit. But one needs to survive on the. Yeah, yeah. The statue mechanics target, because they don't know. They can call it, but they need to see the statue. Yeah, you need them to survive for statue, and they also need to do 3 lasers. I don't want to do buses that require people to do like more mechs than they would normally do. What, bro, every bus is like one is like first time. Like, yeah, that's why. That's gaming on the. Those are some like cringe buses that you kind of jail yourself in when you do. So it's kind of taking a gamba every time. Yeah. Yeah, it's pretty stupid. What can you do, man? You don't know what to do, like, if you have, like, I mean, if it's, like, Monday or Tuesday, just do it. Mm-hmm. True, I guess. If you don't care about lobby jails. Like, what are you taking? What do I invite? Yeah, I'm swapping on loading screen. Okay. Come on, Arcana, bro. Like, that's fine. But I spent, like, a lot of time to learn this class, but now I'm Giga Jet. You see the new balance patch? Yeah, I mean, it's basically nothing for my characters apart from Arcana. I like the star change. Everything else, I don't care about. I don't play any of those characters. It's insane that they haven't nerfed DB again, man. It is absolutely insane. That class is 50% over everything else in the game. Yeah, oh, it's 4K. It's 4K. Where? Easy 4K. Change to 4K. Go. Nobody's gonna join, man. We're gonna be here for 15 minutes. They're gonna join. Sure. I hope. Put Phantom Mono. They're gonna be. I don't think anybody is awake to do Gengar. One gun lancer was Phantom Mono. He bust. Damage boost 4k. He is crazy. Unfilled. Who is it? J-Rays, maybe? On normal mode, actually, gate 1 and 2, you can solo us, but on gate 3, they need to play you. Gate 3, they need, that's the big problem. Like, the buses, like, people know what to do. You know, if everybody could play the gate, you could just solo bus hard mode, but that's some fucking retarded, stupid 40-minute jail where they keep failing over and over again. How are we doing 2 men? They need to play, probably. Yeah, they need to play, which is, bro, it's fucked. It's stupid. It's stupid. You can do 1 man anything, but then customers need to play, and at that point, it's not even a bus. So you're jailing yourself in with people who can't play the game. It's that's why normal is chilling. It's stupid. Yeah. I mean, as long as it's free, I'll do it. It's free gold. What can you do? Doesn't give too many mats in hard mode either. The only one that's worth doing hard mode always is Akan. It gives too many mats to skip on. Yeah, sure. But on my alt, I don't care, so I just do normal bus. Yeah, I'm not busing Kakan anymore, it's like... it's like Rainbow. 7k, 6k gold for normal mode. It's Rainbow, bro. It's like 15k. You know Rainbow, bro? Who? No, I don't know. Who's that? Phantom Mono. He's the first one who got that. I don't know him. Yo, Sensor. This guy is crazy. He's playing on every region. Mm-hmm. Ah, okay, I guess. Russian, Korean, stuff like that. Re-clear.
Oh shit, 9-7 stone. I wish, I wish. What a stupid system, that one as well. Holy shit, he's dead. This game is filled with garbage, honestly. Hammer and Assel, good breaker, bro. Yeah. 119 spec, GG's. GG, GG for real, GG. You won the lottery, man, on that one. GG's. There's no bracelets at the moment, is that? Nah. You will see people will come. You working something, by the way? What are you feeling now? Yeah. Your job? I am. I'm pretty busy all the time, but, you know, find some time to do this shit. Well, I'm excited for T-Mine. I want to play that shit. I want to play hard mode, but I can't, and so I'm pretty annoyed at T-Mine. I'm pretty pissed. I don't want to spend like a whole week playing that shit on one character. True. I mean, to be honest, you could probably make a lobby from Hell Academy and clear that shit in like, what, 2 days? But yeah. Maybe, I don't know. I mean, the hard mode is coming nerfed, so who cares? It's not gonna be hard. Well, it's long fucking raid. It's long, yeah. G4, G5. It's a raid weapon, it's long as fuck. Spending like hours. It's long as fuck. But I wouldn't mind, like, progging it with people who are competent. It's just the fact that people who are 1630 right now are so fucking geared. They're all plus 25 full tens, lost 36% demon damage players. I can't compete with that. I just can't get to that level. I don't have enough gold. I'll never be able to, you know, overtake one of their spots. The only way I could get into a group is, you know, making a Phantom Monarch lobby from L Academy. But then, this guy, you know, bro, why is he doing on who's this server? 1630. Who? Hey, whom? Let me see. You know, probably. What is he doing here? Are we merged? Like this guy, you know, probably. Well, I don't know who is this guy. I mean, he has a weird name. Is this C from? He's have like deadless on every region. Yeah, I know this guy. Yeah. Well, whatever. I mean, it's a reclearer as well. I don't know why is he playing here? Why is he 300 roster in UC? I don't know. Man. This is Rengo, by the way. Yeah. Okay, I see. Okay, bro. He has an equipped guards. Look at my demon damage. Sedge. Yeah, look at my demon damage. I have so much demon damage. I have like 2, man. You have so much. Bro, I've seen people running around with 6.1. Like, I don't know. They do it, whatever. They play every day, all the time. What can you do? This card, bro. This fucking Lutera card. Yeah, it's rare. It's only packages, right? It's only card packets. Missing this. Virgris, Varkan, Thaymine, Lutera, Galator. You have Galator too? Galator in maxed. Oh, maxed. Wow, okay. I'm missing this. I need selections. Oh, fucking crazy. I start working on Beast a bit. Beast, whatever. Beast is only for Voldice. Who cares, honestly? Like, whatever. This is my roster for now. I'm fucking ready. I have a ton of stuff. 16 tens. I miss one hole on strike. We're gonna be this week. Mm-hmm. And destroyer gonna be 16 tens. I don't think we're failing this. This is taking forever. I don't know when I'm opening, it's working, but also we are the only lobby. It's still 4:15 a.m. man. It's 4:15. I think it's not the price problem. People, it's like sleeping or something. Yeah, people are sleeping. It's, they take so long to take the servers out. Like, yeah, probably. It probably doesn't matter even if I put like 2k, they're still not gonna join because there's nobody at this time. Yeah. What can you do? This is looking like another Sonavel on my alt angle and then quit the game. Problem is, I'm 16 tens and I'm struggling to find Garga that holds. Like, no one accepted it. Yeah, 16 tens. Yeah, you need to be 40 sets, 1635 for Garga Death, don't you know? That's the minimum requirement allowed. That's pretty stupid. You see some insane swipers on Gargadeth on reset, like 1640, 1635s with like less than 200 roster. That's pretty cringe. It's filled with RMTers. This game is fucking filled with RMTers. Like, everybody who gets to 1630 now is a fucking plus 25 weapon maxed. Good things I never RMT. Character. Yeah, no. Honestly, it's pretty dumb. The situation is pretty sad at the moment.
Pretty bleak. So I'm going not with looking main, too good. Be main first. Mm-hmm. 60-20, I'm staying there. I have like billion lipstones, but I'm not pushing. Yeah. Well, I mean, you're gonna have to get to 16-30 eventually because you gotta finish Transcendence, right? So, and it's not gonna get, like, you're not gonna get a reset. I don't have 40 elixir because I cannot find fucking critical. Esporta un po' cronologia Google Chrome. Just wasting. I'm not pushing it. I'm definitely not forcing it because at this point it's too late and I'm not gonna get accepted anyway, but like eventually 1 or 2 weeks from normal release, I would like to find like a Phantom Monarch group to do the hard mode and then the first width. But then again, like I get 1630, I'm LOS 18 with a plus 22 weapon. That's like, it's not good enough. Like... My character fucking sucks. I can't. T-Mine Heart is like hell mode, bro. You need good people there. Yeah, but it's nerfed. It's not like the release version. It's not the first when it comes out, so it's but hard. It's still hard. Okay. Yeah, it's hard, but like Korean said, it's not anywhere near as hard as Deathless Brel, so whatever. Can't be any harder Maybe, than that. It's still hard. But the problem is that. It's not even the difficulty that bothers me, because I can take 3 weeks to just proc that shit with other help players, and it's fine. I'm good with that. Like, I like the challenge. But the thing is, my character is not up to standard. I don't do enough DPS just in Trixion, straight up mathematically, to clear it. And that's what I get pissed about. That's what I get fucking pissed about. I am, like, jailed outside of a raid just because of... not having enough numbers. That's pretty stupid, man. I fucking hate that. It's annoying as fuck. Bro, my Berserker, man. It's 16-20, but it's really strong. Yeah, you it have is. Like 25 million the DPS protection. Yeah. It's also on the raid, same shit, because you can DPS from every side of the boss. Yeah. No, I get about really the same, job. Yeah. That's 26 million DPS, about that much. Yeah. Can even I'm not, I'm 35 elixir. Okay, my gems are good, but... Also, like cards, man. I don't know how they expect people to play the game when your power pass, not your power pass, your express pass gets you up to 1600 with the path to Tamine, and you don't even have fucking LOS 12. How do you expect new players to stay in the game? Who's gonna accept you in a con even? Brel, you're not even gonna get into Brel groups. Brel groups require LOS 30 now. I think like, your roster, what? You need to push your roster a bit. But for roster, no. Just... Io Twizzla non lo capisco. Tutti quanti, quelli che sono a 1600... E sopra il 1620 su sto gioco sono 1630 e c'hanno tutti alta 1610 e c'hanno l'arma al 25 full 10 sul main, tutti. No. Bracelet 5 liner 97 più o meno 97 purple golden here, roster level. Yeah, I think this is fucked. I don't think we're making this, like, it's yeah, never mind them. I don't know. All right, yeah. I don't know, I guess 2 more minutes, 3 more minutes, and then I'm gonna call it. Yeah, sure. I'm also need to sleep, fucking second shit. Yeah, be right back. I'm gonna do some Chaos Dungeon before, we'll get 50k. Yeah, same. Have a feeling. Yeah, just drop them, man. Just get it. Wait, wait. Just click on Fate Amber, get 50k, easy as. Every time you go in, just summon a 50k and that's it. That's how you get to 1630. I don't know if someone still get 100k action. Never saw that. Oh yeah, I saw one person get 100k, yeah. Some. Two people actually get 100k. I saw, one was a screenshot, the other I saw in live. Oh my god, insane. Saibo, the guy who is here, he have KLC 30. KLC 30, aha, yeah. Okay, man. I don't even have fucking LOS 30. I'm missing Timae. Fucking T-Mine. Spec T-Mine. Ma T-Mine is in a pathetic state. Comunque, tutti quelli che sono 1620 su questo gioco sono 1630 più 25, quindi hanno preso la road più difficile di tutte, più 25 weapon, il resto full 10, bracelet con 5 lines, 9-7, sono tutti spawned characters, letteralmente spawnati dagli admin, tutti, e c'hanno tutti gli alt a 1610 più, tutti, è impossibile.
Tutti 12 main roster con 1610 dall'inizio alla fine sugli alt e personaggio main 1730 con l'arma più 25. Tutti, cioè, legit il 90% di quelli che vedi sono in giro con l'arma d'oro. Mac. Oh, Peppita, day one. Stupiti my striker 1610. Yeah, just go. 100%. Yeah, I guess just get it at this point. 1609, man, like, just do it. We'll do it. Bro, watch. Let's go one tap, one tap. Yeah, and another bus, we can do another bro, game. It's pity. It's pity? Same for my main. I don't have lipstones, but I'm gonna buy from the... What is called? The event. The box. Ma sì, ma poi oltretutto Twiz con tutti i personaggi diversi e c'hanno tutti le gemme al 9 sugli alt. Questa è la cosa, c'hanno tutti gli alt pure ben girati, o con 35 set o con le gemme al 9. I hate una task and they're so boring. But lips, I'm doing for lips. Yeah, of course. I just can't be bothered to do them on alts. They just bored me too much. Zero. Let's see, go, one tap. Wait, one sec. Okay. There's zero lipstones on me. I'm gonna buy this box. Probably I'm gonna get the golden one. Yeah. Let's go. I didn't get give me that a single one. The legendary is a lot. Yeah, I never got a single one, unfortunately. I bought everyone. Ah, lucky. No legendary. Come on. One tap. Might be. Who knows? Fucking look at my FPS, you see? Shit, bro. Yeah, they're pretty bad. Pretty bad. I have to buy stupid things, of course. Probably primes. Primoria? Come on. It's 22 already. Yeah, 28, yeah, for 4 taps. 32 actually. Hard, oh, okay. Come on. It's not 8%, it's you either get it or not. Yeah, true, 50-50, right? come on. But, yeah, GG. No. Didn't like it. Please. Next one. Go. GG. Come on. Bro, give me this shit, like... Bro, every time if you miss one hole for... something to play, every time is pity. True. GG. Last one. No, you have to buy blues. No way, no way. Open a box or something, I don't know. Holy. No. Nah, I wouldn't say so. No. Thank you. No. Costano troppo ste porco dio di cose. Oh there. Oh wait, I have box for lipstones. I didn't. Oh, that's from the. This is gonna be full juice. Let's go. Armor full juice at 17? Nah. Well, fuck it. I need insane, to play. Insane. Che gioco di merda. Come on. Full PD, so porco dio di arma. Gioco di merda. Pare poi scriptato oltre. Fucking... Yeah, this is it. This is it. Let's go. Let's go. Fucking. Nah, it's over. It's over. Bust. Do you have gold for one more? Yeah, I guess. Yeah, my gold, my silver, everything is gone because of pushing. Yeah, I can see that. Go. Fucking hell. Nah, GG. Over. Enough, stop clicking. You're gonna have no more gold. I need to buy 20k. This actually is the best chest in the game. This giving you like a lot of card XP. Yeah, I'm back to zero gold. GG. No Gargadet today. No Gargas.
Gargadis nuts. I want the white glow as well. This game is so shit. This striker has big glows on his weapons. Oh well, I'm gonna call it for today, man. Thank you for the bus. Yeah, I'm gonna go play some Chaos Dungeon. Yeah, I'm gonna do Chaos and then go to bed. No point. Yeah, thanks for the round. Thank you. See you next time. Yeah, see you, update me when you do Phantom Monarch or whatever. Yeah, bye bye. Probably not now, but in the future. Even yeah. T-Mine is coming. Yeah, yeah, you gotta do that. Oh, yeah. Gotta do that. Yeah, that's why I tried to like do it as soon as possible. Because I knew otherwise I would stop for Thayman and it would take me so long. Yeah, true. But yeah, bye bye. Yeah, I'm gonna call you. I'm gonna try some pools. So. Okay. I'm gonna try to warn you. See ya. Yeah, see ya, good night. GG. Niente, a lui non entra un leone, a me non entra un leone, basta sfondare sto gioco di merda. Sfondatelo, sfondatelo, distruggetelo, annichilitelo. Sto albero del cazzo va bruciato, basta, all'inferno. Se non manco match mega un fottutissimo sono, bella. Ma che è sta merda da 400 gold? Dog shit. Vabbè, almeno questo l'ho trovato. Era sto suono, mi è piaciuto. Non mi fa premere il tasto, non mi fa premere il bottone della chat. Trizky l'aria, ma che sta a dire sto? Pazzo, un matto. Da sopra sta, ok. Oh, ma che cazzo ho fatto? Ho cliccato la star? No, ho fatto un errore greve. Vabbè, è over GG. GG run. Mi sono suicidato. Poi c'ho la cazzo di cosa qua in team. Buonanotte. Ma di nuovo? Ma che sta laggando sto coso? Fa le cose in ritardo? Ma che succede? Server spannellati?
Non c'ho la purify, over. Ne avevo mettato qualcosa. Ma che scherzi. Palle. Appena affanculo. No. Devo tirarla sulla spacebar la Wheel of Fortune. Che noia. Bene, vattene a fanculo. Giocaccio. Io non posso far content sul reset perché il gioco parte alle 2 di notte. Che bellezza. Ember o fato? Fato delle ceneri. Slurpa! Slurpa! Non mi lamento. Non mi lamento, slurpa. 10k, 10 cappini. Pure hanno a peggio. Na. Ma come na? Stai zitto! Na! Questo dice na. No, ma fermatelo! Ma che vuol dire na? 10 cappini, sì. Non na, sa. Cioè... un morto di fame che va in giro qua con 87 gold, buttato 92% di artisan dell'arma, non posso manco fare 10 cappini. Ma che è successo all'Elip? Sono 95. Ma che è? Gioca nessuno, gioco morto. Tosta garbage nell'inventario. Fillato di sterco, via. Tutto pieno di merda, fammi fare sti Chaos Dungeon, va. Devastante, gioco devastante, abissale. Questo tizio conosce pure con 2 PG weapon 20. Dai, so tutti così. 2 PG weapon 25 e basta. Ma so tutti così sono. Ma com'è possibile? Ma dove li cagano i soldi? Da dove li cagano? Cioè il problema, cosa mi fa rosicare, è che almeno prima, cioè, quando c'avevo una quantità di soldi più decente, tipo 300-400k, almeno potevo comprare un po' di roba dal market e poi rivendere a un prezzo più alto. Ma adesso sto letteralmente a fa la fame tutte le settimane, 100k in, 100k out, istantaneamente da buttare dentro al piti di sta porco dio di arma. Come entrano, escono. Come entrano, escono. Che vuol dire un mio cosplay? Ma che significa? Un mio cosplay, che vuol dire? Che si chiama Valerio Red de Roma. E sono meglio io, ecco. Lui, l'arma 25 la nasconde sull'alto. Non gliela posso fare, non gliela posso fare. Ah! Hai detto tutto. Ho capito. Non dire altro. Fammo che se siamo intesi. Te capì. Che te devo dire. Tutti sculati su sto gioco, che devi fare?
So tutti one shotter de armi, non so che dite. So come sia possibile, oh, ma evidentemente siamo gli unici sfigati a sto mondo. 95. A me sta cosa mi fa troppo rosicare. Cioè, mi fa troppo rosicare che sono un morto di fame, Dio cane, un fottuto morto di fame, e la gente piena dei soldi che swipa one tappa. Cioè, che gioco de merda è? Ma veramente, ma che dove sta l'eguaglianza su sto gioco? Dove sta? Trisun Park. No, come si chiama quello che sto dentro? Ci sono un parco con la FL. Come si chiama il tipo da Smilegate là? Che palle, oh. Cioè, datemi uno sconto, no? Gioco un PG del cazzo. Datemi uno sconto. Mica c'ho 450k income a settimana gratis sull'unghia. Datemi uno sconto. Ma poi farei giocare un PG solo a gente. Ma ha rotto il cazzo sto sistema. Se il gioco ha rotto il cazzo a tutti, ha rotto il cazzo a tutti. Cioè non c'è più uno che voglia fare sta merda. Non c'è più uno se non la gente che ha speso talmente tanti soldi su sto gioco che lo deve difendere per forza. Perché altrimenti va Dio caro va in bancarotta. La cazzo di banca gli manda l'estratto conto in negativo. Ecco perché. One tappano tutti offstream magicamente. 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 Non so come sia possibile. Ma magicamente così è. C'hai ragione. Cioè, non è possibile, dai, non è possibile. Nessuno vuole più fare sta cazzo di fottutissima ruota da criceto. Ma dai, sto gioco sta a morire, sta a perdere player. Ha un ratio imbarazzante. Se non fossero sostituiti dai bot, sto cazzo di gioco ci avrebbe 10k player su Steam, santo Dio. E dai, oh, e basta. Se non fai server merge perché giustamente erano morti e sepolti. Cazzo devi fare? Mai ti tiro l'ultimate. Così attivo il nightmare forse, se mi va però. Mossa se voglio di pre, mossa se voglio. Che cancro. 15 cazzo di BG da giocare solo per mandare avanti un personaggino, un pupazzetto. Fare i gold per un pupazzetto. Lo stesso raid 55 volte a settimana con gli stessi cancri disumani, goblin, orchi disgustosi che non sanno premere due bottoni uno dietro l'altro. Mamma mia. Cazzo di Chaos Dungeon, ancora due. Nel 2024 ancora due Chaos Dungeon. Ma dove cazzo viviamo? E Corani, tutti che mangiano la merda, ingoiano e godono. Perché gli è uscita la run di Tamine, tutta sfondata di RMT, tutta sfondata di piloting, tutta piena di Ester, pay to win disgustosa. Non c'è integrità competitiva su sto gioco, neanche se lo compra la Formula 1. Porco Dio, di che stiamo a parlare? Dobbiamo fare. Sì, ma sì, il gioco è troppo hands off. Cioè, il nostro producer, mi viene da dire, se Dio caro. Il nostro publisher è troppo hands off. Cioè, tu non puoi copiare e incollare la cosa che esce in Corea. Questi eventi, tutti questi eventi di merda, roba uscita in Corea secoli fa, ma fanno schifo. Andare là a colpire il semaforo pignatta per farsi i token dell'evento. Hanno peggiorato i token. Ti rendi conto che hanno peggiorato l'income dei token? Ma in che mondo vivono? In che. Nessuno di sto cazzo di gioco. Che ha le mani sopra per gestirlo, ha mai giocato a un videogioco divertente in vita sua. Ti giuro, nessuno ha mai giocato a un videogioco in vita sua. Non è possibile, perché andrebbe tutto rifatto da zero. È tutta roba merdosa che nessuno vuole fare. Tutto fa tutto schifo, cioè legit fa tutto schifo tranne il combattimento e i raid. Fa tutto e dico tutto schifo. Il sistema delle gilde fa schifo. I Chaos Dungeon fanno schifo. Fanno schifo e fa schifo la ripetizione di content daily tutta uguale. Fanno schifo le trade skill. Fanno schifo le isole. Fa schifo l'horizontal. Fa schifo tutto. Tutto fa schifo il market, fanno schifo i Fion, fanno schifo i sistemi di progression, fa tutto schifo, fa tutto schifo. Ed è tutto fatto da schifo per tenerti dentro e time gatearti, RNG gatearti e farti venire la FOMO e farti venire il rosic per la gente che ha speso dentro, i soldi dentro il gioco. È tutto così, tutto quanto su questo gioco che non sia Legion Ride e Combat System.
Fine. Perché i due migliori sistemi di sto gioco sono questo, tutta la lista di skill che hai con i tripod, col sistema dei tripod, e questo. E in particolare questo, che ora non esiste più. O probabilmente non esisterà più. Non so neanche se usciranno a Cannes e Tame in Hell. Comunque, questo. Questa è la cosa migliore di sto gioco. Inferno. Tu entri, vuoi essere un, vuoi, sei un player interessato al challenging content, vuoi un content hardcore da MMO hardcore in cui ti devi impegnare e non essere boostato dalla merda che ti regalano, entri, fai il minimum high level, che lo fai subito, vai in hell, ti danno il fottutissimo book of coordination e tu te lo fai. E l'unico problema di questo sono i consumables. E questo è il miglior content del gioco. Sperimenti il combattimento del gioco in modo bilanciato, equalizzato, come pensavano che fosse. Ora escludiamo il power creep delle classi uscite dopo L, che sono fuori di testa, ma vabbè. E ti godi la parte migliore del gioco gratis. Questa è la cosa migliore. Fine. Tutto il resto, e io ti dico tutto il resto, fa schifo. E chiunque neghi che faccia schifo, tranne un pazzo, cioè una persona fuori di testa psicotica, è troppo investita nel gioco per ammettere che faccia schifo, oppure non ha mai giocato un bel gioco multiplayer di nessun tipo. Non ci ha mai giocato. Perché non c'è alternativa. Legit fa tutto cacare. Cioè niente di questa roba è divertente. Niente. Niente, né cliccare sull'owning non è bello. E dire, ma avresti già quittato il gioco se il owning ti permettesse di avere tutto subito. Porco Dio, pensate che schifo di gioco che non va avanti se tu non sei obbligato a tenerti il wall invisibile, il muro invisibile. Pensate che merda. Queste casse probabilmente non usciranno mai. Queste casse probabilmente mai. Non so neanche se questa è la Dead First, questa sicuramente non esiste. Questo shop rimarrà completamente inutile. L'unica cosa di utile che ha è questa, che non ho neanche preso. E basta. E il gioco non avrà mai più nessuna integrità competitiva, come l'avrebbe potuto avere con i Guardian L, cioè con i Raid L rilasciati lo stesso giorno. Se Tamein Race fosse stato fatto in Hell Mode, equalizzato, sarebbe stato 150.000 volte migliore da un punto di vista etico, da un punto di vista competitivo e da un punto di vista di gameplay, sotto tutti i punti di vista. Però qual è il punto di Tamein The First Race? Dare alle whale un motivo per shoppare la fottuta Esther, dare alla gente un motivo per swipeare sull'account per overonare il personaggio, così da essere come le persone che vedi arrivare prime nella race. E basta, è una marketing ploy, e basta, non è altro. Se qualcuno pensa che la race di Tamein abbia qualche valore, non ha mai giocato competitivo in vita sua di nessun tipo, punto, di nessun tipo. Perché non può esistere una competizione completamente, dico completamente, sbilanciata, diseguale tra i competitori. Non ha senso. Perché mi sono disconnesso dalla chat apparentemente per un secondo. Vabbè. Comunque il punto è quello. E io stavolta l'ho detta pure quando è uscito, la gente tutta mano, è figo. Figo che, Dio cane, che quelli hanno speso 300.000 euro per fare quella roba. Ma che figo. Il secondo gruppo avrebbe dato una pista al gruppo Lester che è arrivato per primo, ma non c'avevano Lester. Cazzo devi fa? Gioco è merda. Fa tutto schifo. Cioè fa veramente... Il PvP è orrido. Poi oltretutto il PvP è un'altra cosa equalizzata, bilanciata attorno all'essere equo tra i player, cioè comunque progettata per essere equo tra i player, poi non bilanciata, ma vabbè, mai sviluppato, perché pure quello non lo gioca nessuno, perché sto gioco è fatto per le cazzo di leech, è fatto per le piattole. Non l'hanno mai sviluppato, cioè è rimasta un'arena di merda con un content orribile, mai aggiornato, eccetera, eccetera. Ma tutto il resto fa schifo, le isole fanno cagare, l'horizontal fa schifo, è roba che non mi potete dire che sia bel content, cioè non avete mai giocato a un videogioco bello in vita vostra. Ma andatevi a giocare The Witcher 3, Baldur's Gate, Divinity Original Sin, Pathfinder e altri 3000 RPG e vedete come si fa un cazzo di open world con un contenuto divertente, bello, serio.
Ma non so multiplayer. Persino quello di World of Warcraft è meglio, eh. Persino quello di RuneScape è meglio. Oserei dire persino quello di BDO è meglio di questo, eh. Le trade skill di BDO sono meglio di quelle di sto gioco. E non sono belle. Sono pay to win pure quelle. Ma sono meglio di quelle di sto gioco. Nonostante ciò. Chi è Daziel? Chi è Daziel? Ah! Cazzo. Ok, l'ha fatta, l'ha tappato. 1610. 1610, let's go. One hour Gargadet. Guarda, io di Horizontal sono stato costretto con la forza, ma proprio legato alla sedia con i cosi, con i, come si chiamano, con le catene, gli spuntoni. Sì, GG, esatto. Come che dove si guardano? Non so manco dove si guardino. Ecco, a fare questi. Costretto con la forza per prendere questa. Questa non dovrebbe esserci qua. Non dovrebbe proprio essere nell'horizontal. Non dovrebbe essere l'horizontal. A livello 60 dovresti avere tutti gli skill point, punto. Fine. 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 Basta. Basta. È una cosa fatta per il combat. Dovrebbe stare nella sezione combat del gioco. Basta. Non c'è scusa dietro. Non c'è scusa. Non sapete fare i giochi. Non sapete fare i giochi. E la gente che approva questa roba è ancora più idiota di loro. È ancora più accondiscendente di loro perché se la sorbisce su di sé e pensa che vada bene. E comunque, gli altri MMO, Final Fantasy XIV e World of Warcraft con i WoW token, che sono comunque una cosa pay to win, sono comunque infinitamente meno pay to win di sto gioco. Questa è la cosa che fa ridere. Final Fantasy XIV ha i suoi problemi, perché per esempio quella Main Story Questline da 1000 quest fa vomitare, pure quella fa schifo, è un sistema che non funziona. Che non funziona. Però, sicché sto, ognuno ha i suoi problemi, ma almeno non è così pay to win. Guild Wars 2 non è pay to win, e mi dispiace. Cioè, questo è uno tra gli MMO più pay to win che ci siano, esattamente come BDO e tutti gli altri cazzo di MMO coreani. E cioè, è inutile, non potete paragonarlo a nessun cazzo di MMO occidentale. RuneScape è meno pay to win, Guild Wars 2 è meno pay to win, World of Warcraft è meno pay to win, The Elder Scrolls Online è meno pay to win, non ce n'è un altro che sia a questo livello. Punto. E poi tutti questi giochi sono anche meno grindy. Capito? Cioè, non c'è storia. Qual è la cosa migliore di questo gioco? Ironicamente, qual era la cosa migliore di questo gioco? Meno pay to win di tutte e più competitivamente integra di tutti gli altri MMO. Nel content, perché su World of Warcraft per fare il Mythic Plus con la Day One Race, tu devi andare a essere in una delle guilde top del gioco, Mythic Plus top 0.1% e con prep di mesi in advance. Swipando dentro al videogioco e spendendo per arrivare ad arrivare al day one over preparato per la race. Come fanno tutti quelli che fanno first day Mythic Plus clear del raid delle nuove espansioni. Sono tutti così. Quella è spesa gigante, esattamente come Tamine, per il day one clear del raid. È over prep. Con soldi, con injection di denaro dentro. È la stessa cosa da Tamer Race. In compenso, qui L, Day One la poteva fare chiunque. Elbrella. E che cosa hanno fatto? Hanno cancellato questo contenuto. Quindi, GG. GG. Stridiri. Tridiri. Che devi fare? Che devi fare? Stridiri. Cioè, non c'è altro. Tridiri, dridiri, dridiri. Fa, ecco, aiutatemi a DD. Perché non c'è alternativa. È l'unica cosa. Che devo fare? I Chaos Dungeon su Valeyron? Sul pistolero? Sul Retnelab? Arriva l'Advance Oni, un altro sistema di progression verticale RNG. Il gioco è safe. Il gioco è salvo. Salvation has arrived. Safe and sound, secure. Manco me mi sforzo di fare a scimmia, guarda il calabrese, mi rifiuto. Vabbè,
Mamma mia, raga, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma poi le difese che cioè la gente difende sto gioco è veramente arriva a livelli patetici, ma veramente a livelli patetici. Consiglio gioco di altri MMO. E poi ovviamente quando uno non ha più argomentazioni, la cosa classica che arriva, tipica, è alla guitta. Sì, e che cazzo vado a giocare? Che non ci stanno altri action MMO su tutto il mercato? Non c'è nient'altro? Letteralmente non esiste un altro gioco che si possa giocare daily action MMO? Che fai? Dove vai? Stavi al culo. Quella è l'alternativa, no? Voglio dire. Che devi fare? Dove vai? Dimmi un altro action MMO? Non ci stanno, non li fanno. Io ci faccio che fanno action MMO, sono sti cazzo di coreani rice eater schiavi. Boh. E poi qual è il problema? Che fino a tempo fa, quando c'erano i reset, fino a Khan Normal, Kaiengle Normal, Brelard, quando c'era Brelard con la Ancient e Brelnormal con la Relic, cosa facevi? Tu ti portavi il personaggio fino a là, Normal Mode, che era raggiungibilissima, tranquilla, ti facevi la Normal Mode, convertivi la gear, passavi alla modalità dopo con la gear convertita e poco owning. Adesso hanno deciso che il contenuto di progression verticale fatto con upgrade dei set e upgrade scusa, e conversion della gear era troppo lineare, era troppo tranquillo. E quindi che cosa hanno deciso di fare? Ah, 42 di sistemi RNG di merda putridi che ti costringono a tranciarti le belle, i coglioni, le gonadi e a mangiartele. Composate d'argento. Finire nel baratro, far uscire il sistema X, vedi Advanced Owning che tira percezione e risolve il problema. È così, cioè il gioco muore, c'è count and trout, c'è noia, c'è gente in stasi paralitica, è stagnante, c'è re-clear over and over and over and over and over again ad homework. Che cosa fanno? Nuovo sistema X di progression RNG che gata, che tiene la gente occupata, non divertita. Non intrattenuta, ma occupata fino alla prossima cosa. Ed è tutto così. Ed è tutto così. E così che cosa gli permette di fare questo? Se tu hai un sistema così lento che ti permette di, che ti obbliga a min-maxare ogni cosa impiegando tempo infinito, on average, infinito per fare, che ne so, la 9-7, il bracelet fatto bene, gli elisir fatti bene, la quality perfetta, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa fa? Questo gli permette di sviluppare molto meno content reale, pensare molto di meno a risolvere i sistemi di base di gioco che sono outdated, eccetera, 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 eccetera. E non devono mettersi a fare lo sviluppo più pesante e più costoso di tutto il gioco, che è quello. Perché gli costa molto di più creare un fottutissimo Tamine con release di cutscene, cinematica e in CGI e tutto quanto, piuttosto di quanto gli costi fare un advanced owning che è copy paste della schermata di owning normale con una barra un po' modificata che tu clicchi e non puoi manco più one tappare. Questo è. Esatto. Arrivano poi al limite, arrivano al limite della sopportazione persino per i coreani, danno contentino e si ricomincia. Contentino e si riparte. Ma poi, cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, Twiz, ti rendi conto che, cioè, non è legit possibile per un nuovo player iniziare a giocare fino alla prossima settimana? Ammesso che l'Express esca la prossima settimana. Cioè, ti rendi conto? Cioè, se un player gioca adesso, è sub 1460 quando finisce uno sfacelo di merdate di quest per arrivare al tier 3. È uno sfacelo di owning di merda con Chaos Dungeon tier 2, cioè monnezza putrida. E che cosa succede? Non è neanche a livello per utilizzare il market, perché fino al 1460 c'è la restriction per i bot, non può manco comprarsi le cazzo di Orea. Owning Material Chest sull'alt che non cliccherò mai fino alla venuta dell'Apocalisse, con gli angeli che suonano le trombe e si rompono i sette sigilli.
Cioè, ma come puoi tu non avere un sistema per spingere sempre, sempre i nuovi player avanti rispetto a quelli vecchi? E poi arriva l'Express Pass, la Whale con 50 PG si fa il 51esimo esattamente come il nuovo player si fa il suo 1? Usano lo stesso evento tutti e due? Cioè, spingi avanti la Whale della stessa identica quantità di cui spingi avanti un nuovo player? Certo, in percentuale no, ma in termini assoluti è la stessa identica spinta. Uguale. Dai un nuovo player a me come lo dai, come dai un nuovo player al player nuovo? Cioè, un nuovo PG, non un nuovo player. Dai un nuovo PG a me come lo dai al player nuovo? Cioè, persino io che non le cito un roster di merda, un player che gioca un personaggio con la metà della metà delle ore di gente che è veterana dal day one. Ma tu dai a me, che ho un 1620, un 1600, un 1548, e vabbè, merdata varia, un altro personaggio gratuitamente, come un player che c'ha un PG a 1560 se ne becca un altro. Ma che scherzi? Ma stai scherzando? Ma dagliene tre! Ma fagli fullare il roster! Ma quando cazzo ci arriverà a livello mio quello? Quando ci arriverà a livello di un buster roster 300? Quando? Quando? Cioè, quando noi siamo a Taymine, quello là sta a Valtan. Cioè, senza pass attualmente. Se non ci fosse il pass, quando noi facciamo tra un anno Kazeros, quello là sta a fare a Cannes, ti rendi conto? Sta a fare Boldis. Ma non è possibile. Ma speedrun sta gente, falli catch appare. Ci deve essere sempre, 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 ti dico, sempre il pass. Il pass per i player nuovi deve essere più forte di quello per la gente già integrata. I login reward, questi devono avere una tab specifica new player o returning player. Questi, i login daily, devono avere una tab specifica new player, returning player. E deve essere tutto, tutto, tutto ricostruito in ottica di player nuovo. Bisogna rifare un tutorial per i player nuovi, perché non esistono più gli Abyssal Dungeon. Nessuno fa i cazzo di Abyssal Dungeon, ma chi li fa? Qua. Leva Gaggy Angle. Che? Content è questo? Che devi fa? Esatto, e c'è l'abuso, E inizia a bannare la cazzo di gente per IP e hardware ID. E non mi puoi dire che non lo facciano gli altri giochi. Perché su BDO, quando hanno fatto questa cosa ed è stato abusato, c'era un evento esattamente identico, cioè New Player prende X cosa, ed è stato abusato, hanno mass bannato sta gente. L'hanno mass bannato. Permabannato. Hanno permabannato centinaia di player che hanno abusato sti sistemi. Ma capito, ma altrimenti non puoi fare niente, no? Non puoi fare niente. Non puoi giocare. Fallo account bound. Nuovo account su Steam. Verificagli il cazzo di account di Steam. Metti un porco dio di captcha, eccetera, eccetera, eccetera. Verificagli l'IP. Verificagli l'hardware ID. Perché tanto Steam te lo guarda. Te lo guarda in GeForce Experience. Te lo guarda EAC. Lo sanno il tuo hardware ID. Verificalo e basta. E banni la gente. Gli dai un warn e lo banni. E banni se continuano a farlo. Gli mandi in negativo il gold. Beh, il multi-accounting non è legit secondo il TOS. È una cosa che è borderline. Però questo non è multi-accounting, questo è exploiting di un sistema palese. Questo è palese exploiting di un sistema, che è la stessa motivazione che hanno utilizzato su BDO quando c'è stato questo evento. C'era la Fuaru Box per i nuovi player e quelli hanno detto: beh, ma io ho semplicemente fatto un nuovo account e ho sfruttato questo sistema. Ci sta una clausola precisa che dice: qualsiasi bug abusing o exploiting di sistemi di gioco verrà punito. Ed è ovviamente una cosa arbitraria, ma è fatta apposta per punire queste abusi. Sì, qui è un abuso, vieni bannato e te lo meriti, perché è ovvio che sia un abuso e tu lo specifichi pure nella patch, no? Lo puoi fare. E altrimenti non c'è modo, perché nessun player nuovo raggiungerà mai il livello di un player veterano. E io non dico che debba essere full 10, io dico che debba avere
un set di carte che ti permetta di entrare dentro Vicas, dentro a Cannes, un set di carte che ti permetta di giocare al gioco, semplicemente esistere, perché Lost 12, Lost Wind Cliff 12, D18, non sono set, non esiste quella roba, non esiste, minimo deve partire con Lost 18, e non me ne frega un cazzo che il veterano ci ha messo 5 anni, non me ne frega un cazzo, deve partire con Lost 18, domani entra in game e c'è Lost 18, punto, ancora meglio lo cancelli proprio, cancelli tutto il sistema di carte e lo rifai, lo fai a build completamente rifatto. Fai il set di carte Lazenith per i Back Attacker, fai il set di carte per gli Hitmaster, fai il set di carte per le classi con Alt-Tab Time, fai il set di carte con le classi Burst, eccetera. Troppo lavoro, troppo lavoro. Quindi lo fai partire con Lost 18 e vaffanculo, minimo, punto. Primo punto. Seconda cosa, deve avere l'horizontal tutto fatto, e dico tutto fatto. Perché non può mettersi a fare migliaia di ore di content merdoso quando nel frattempo deve anche grindare per stare e imparare la propria classe e stare al passo con gli altri. Poi ci deve essere un fottuto tutorial che introduca i player meglio ai Guardian Raid, ai Legion Raid, ai Ghost Dungeon e ai sistemi di gioco. Ci deve essere un sistema di libretto per i Legion Raid che ti spiega le meccaniche prima che entri. Il sistema di rehearsal andrebbe rifatto, questo qua è un sistema che in realtà non funziona male, però andrebbe rifatto e migliorato per tutti quanti, e non dovrebbe bloccarti la gate, ma è assurdo quello, eccetera, eccetera. È perché il Mari è un player che arriva a giocare e vuole vedere com'è il gioco, non lo sfonda, e piuttosto quitta dopo un mese, se dura addirittura un mese. Ed è per questo che sto gioco non c'ha player nuovi. Ed è per questo che sto gioco non c'ha riciclo di player. Ed è per questo che sto gioco a long term non può sopravvivere. Ed è per questo che sto gioco non vivrà mai con un'audience occidentale. Mai. Non ha speranze. Non ha speranze. E senza quelli questo gioco diventerà sempre peggio, perché già lo vedi adesso, tu vai a competere con persone che sono completamente full 25, una stragrande maggioranza della community RMT, non puoi saperlo, ma lo capisci intuitivamente che una stragrande maggioranza della community RMT fa RMT, RMTR. Sì. Hai sempre più attrition di progression, cioè la tua progression è sempre più rallentata. Adesso sei costretto a farla perché Tamine ti gatekeepa la progression dietro a fare Arnold, e Arnold richiede il 1630, ma Tamine Normal non ti dà niente per raggiungere il 1630. Quindi c'è attrition, cioè come si dice, attrito proprio, c'è cioè frizione che crea disagio. C'è competizione, c'è gatekeeping sempre maggiore. Ed è un ambiente in cui nuovi player non possono prosperare. Sì, ma infatti, cioè io sono a uno dei punti più vicini a quittare questo gioco di quanto sia mai stato. E io ti ripeto, ho fatto Brelard con il mio personaggio 1560 col The Witcher Cardset e mi divertivo di più a cercare party per una settimana e proggare in pug Brelard, che era il content più difficile fino a quella release ed è ancora di release il content di gran lunga più difficile da clearare del gioco rispetto alle altre normal release che ci sono state relativamente. E mi sono divertito di più in quel periodo, sempre con un personaggio sempre strugglando a stare dietro al content, senza abbassare fino a Kyle Engelhard, di quanto io mi diverta ad avere un personaggio che al day one era 1620 quasi full gemmel 10 per Voldysard. Cioè, sono molto più ahead della curve adesso di quanto non lo fossi al tempo, ma sto facendo infinitamente fatica, più fatica a trovare il motivo di continuare a farlo. Vabbè, questa sarà roba inutile. Oh, ah!
Ah, però, 1500 sesterzi. 1500 sesterzi. 1500 monetine d'oro, i dobloni. Quanto odio poi ci sta il normal 1600, tanto erano presi. Esatto, è vero, bravo, bravo. Ecco un'altra cosa, bravo. Io non ci avevo proprio pensato a questo perché non ce l'ho questo problema giocando un PG. Ma sì, tutti gli alt faranno l'alt reclear con gli altri alt 1610. Eppure lì, 1610, ci sono molte persone che hanno speso migliaia di gold per farsi il 35-7, sai? Quindi, sì. Vabbè, ma non è che non ci penso, non c'è proprio l'idea dietro, non c'è proprio l'intenzione dietro. Ma perché, scusa, ma Vol'dice Normal senza un leggendario? Che Vol'dice Hard c'ha ancora i cazzo di support che sellano lo slot per esistere dentro a raid? Per esistere. Per esistere, cioè devi pagare per giocare con un support perché c'è ancora gatekeeping là. Mesi e mesi dalla release. Day one era praticamente impossibile trovare lobby per un player normale. Impossibile. Io ho fatto la challenge là per G4. Ho fatto la challenge perché sono rimasto da solo per G4. Ho messo, Dio caro, se mi battete i DPS vi prendete la box. 4 ore sono stato con questo titolo. 4 ore. E alla fine qualcuno è entrato. Ed erano due 5x3. No, un 5x3 neanche più uno, considera. E comunque l'ho preso perché l'abbiamo tritappato. Il boss è una cazzata. Quanto di sto gioco è ridicolo. L'entry dei main normal a 1610. Chi prendono? 1620, full 47, full 10, lo 30, più arma più 25. Dimmi te se tu puoi far scontrare queste due cose insieme. C'è troppa attrition, troppa FOMO, troppa obbligo, troppi obblighi. Ti ripeto, 1560 Brelard, una settimana per trovare un party che mi accetti, era più divertente che stare ahead of the curve 1620 day one. E doversi fare 350 ore di cutting di Elixir, stragglando 3 settimane senza manco vedere un master set tra le opzioni. No. No, non è ok. A perdere 5% di DPS perché non ho tappato il cosino della vecchia che fa. The flow looks good. Porco Dio, eh. Are you satisfied? Yeah. Che non ho cliccato quello. Allora. Cioè, quello là non è entrato. Allora devo perdere 5% di DPS. Ma dai, dai, dai. Oh, guarda, veramente benedico il dio dado, la dea fortuna che ho fatto questi. Non stanno. Sbagliato, non sto sull'altra soul fist. Che ho fatto i pantaloni 5 crit damage, 5 attack power all'ultimo perché mi hanno finito il sistema. Cioè, è terminato. Per me è conclusa lì, non devo fare più nient'altro, non me ne frega niente. Massimo che posso fare è migliorare un po' il set sull'elmo, ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega proprio niente. Sì, è un sistema di merda quello di Elixir, tutti sono tutti RNG. Devi fare sempre exhaust alla fine e pregare, basta, fanno cacare, fanno. Poi noioso, lento, lento, lento da fare, lento, troppe cutscene. Ci sta ancora il bug dell'101 highest, là, mamma mia, sta là da 3 mesi, non lo cliccano. Non lo fixano, non lo fixano. È tutto merda, è tutto merda. Non mi puoi dire che sia bello, capito? Non mi puoi dire che sia bello. Cioè, se lo trovi bello, hai un problema di ludopatia, hai un problema di addiction al gambling. Non è possibile, non è possibile. Spreca troppo del tuo tempo perché tu possa dire che sia bello. Cioè, o non valuti il tuo tempo, e lo posso capire perché c'è gente con 9 milioni di ore su questo gioco, evidentemente lo valutano più del loro tempo reale. Oppure non so che cosa stai facendo per difendere questa roba. Cioè, io sul cazzo di main, borderline faccio i Gargaret in matchmaking. Se non trovo una lobby con uno che mi accetta in 20 secondi, io faccio matchmaking. Perché il tempo vale più di tutto. Il tempo vale più di tutto. Se ci vuole. Si vogliono 3 minuti invece di uno e mezzo per fare il raid. Ma io devo aspettarne 2, 3, 4, 5 in fine party. Io faccio matchmaking. Il matchmaking clicca subito. Cazzo me frega a me.
ci stanno i forti, li devo carriare. Che me fotte, cioè, me ne fotte. Piuttosto di non dilare con col Party Finder. Ma dai. Me lo dà troppo poco il tempo la gente, come quelli che stanno in lobby jail 32 ore per fare i bus, là, i challenge bus ridicoli da clown, proprio da pagliacci disumani. Ma che cazzo state a fa? Ma guardate il tempo che avete in game e rendetevi conto. E un buon 40% del tempo che ho speso sto gioco sarà stato tra FK e Party Finder. Abbondante proprio, abbondante. Che già me lo so tankato per i ride normali. Ma poi sto gioco ti può riempire così tanta merda all'inventario che è tutto schifo. 3 sta merda. Dobloni, sesterzi. Cioè no, vorrei apepeonare sto personaggio. Te prego. Ma non c'era alternativa. Cioè mi passa la voglia a vedere che devo fare sti cosi e non si possono ottenere in nessun modo, veramente mi passa la voglia. Comunque sono sistemi marci fatti per aumentare l'attrition. Aumentare l'attrition tra i player e tra il player e il gioco e la progression. Per rallentare quello che è. Fatto apposta. Esistono per quello, è intenzionale, si sa. E non ci puoi fare niente. Che mi rimane da fare? Meme a parte, ma io sto gioco online di sti tempi di almeno media importanza comunicare 27, sì, 27 ore per NA. No. Non mi viene in mente niente. Cioè, manco quando fanno i reset di season, che tipo quando giù i server, mai visto. 27 ore di maintenance è un numero spropositato. È tantissimo proprio. Che cazzo faccio? Cioè io, a me mi piange il cuore che io vedo mercoledì finito Brel Shazza Gate 4 available, tutto il resto available, 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 available. Mo mi tocca fare a Khan pre-made domani con Asen sperando che ci sia e che non si addormenti, a volte capita e mi ci mette più tempo. E cioè, e mi rimanda il ride, il bus. Mi tocca fare questo sperando che Sommeglio e Flames ci siano. Questo sperando che fill in fretta il one man bus che è una jail. Questo sperando che qualcuno faccia due man con me, quindi probabilmente no, perché Sommeglio dovrà speedrunnare tutti gli Akan e quindi non c'è nessuno, mi tocca trovare one share per Vygas ed è suicidio. Questo che non mi va di fare, non ci sta manco più extreme e mi tocca farlo. Boh, cioè, mi passa la voglia, vedo tutta sta roba, fa domani. E poi entro sabato, perché sabato c'ho un'altra run di Brel che aiuto gente a fare Helmwood. Boh. Ah, poi sta Brel Shazza non avremo mai. Devo fare sto Akan normal con gli altri e dobbiamo organizzare pure quella di run. Bisogna spostare tutto, rifare gli schedule. Che rottura di coglioni. Che rottura di coglioni. No, io qua Kung Elenium non lo faccio, non esiste. Devo fare scimmia e poi quitto sto gioco di merda. Ah no, dovrei fare le una. Devo fare le una. Sfonnare gioco adesso, ma proprio distruggilo, devastalo. Non si possono avere cose belle. Cioè, legit, su questo gioco non possono far divertire la player base, perché c'è sempre l'idea devi trattenerli perché altrimenti hanno drop. Sì, buonanotte. Tanto mo finisco sto calabrese e vado prima. Tanto non si è fatto niente. È GG, è BG, è BG.
Mi sono toppato. Non mi ricordo dove prendere. Questo è uno. Devo mettermele nei preferiti, altrimenti me le dimentico. Granting peace. Che proprio poi cambiano nome, ste bastarde. Judge for the day. Non so perché stia facendo questa, dovevo fare quella di Voldis, ma evidentemente mi sono scordato di mettere. Eh sì, mi sono scordato di mettere il coso. Il Bifrost, quindi mi attacco. Palle. Ah, ma che è questo? Oh. Disgustoso. Undici, veramente. Che sfiga. Oh, questo è fatto. Forse dovrei fare prima le blu e le verdi che costano di meno. Ma vabbè.
A me fa ridere che c'ho Luterra che è a tre livelli praticamente, che praticamente il livello a cui la gente che sta facendo, sta finendo il Demon Damage ce l'ha. La gente sfigata che sta finendo il Demon Damage c'ha più o meno Luterra intorno ai tre livelli. Ma io non c'ho manco il Lost 30 per il cazzo, cioè manco vicino, manco nello stesso reame nel Lost 30 contemporaneamente. Quando c'è cioè, Luterra allo stesso livello, che deve finire il fottutissimo, che ne so, che ha finito il KLC 30 e gli mancano due di sti cosi da inanzare. Questa è la cosa che mi fa ridere, cioè, Dio caro, c'ho più Luterra che Nineve. Disgustoso. Che sfiga. No, beh. Per uno? Che sfiga per uno. Unlucky. Questo è close. No, non è close per niente, mancano 9 carte. Uno solo qui e ce l'avrei. Varkan nulla, non c'ho mezzo Varkan. Questo Guardian Luen pure. È un'altra carta che è sfigata pure per chi sta finendo il Demon Damage. Era tutto maxato. Per uno, dai. Anche qua per uno, vabbè, ma sono vicinissimo a molte cose, però è qui. Cioè, quando finisco Light of Salvation e Cagul Seidon, qua prendo tipo 2-3 di Demon Damage. Vabbè, non è terribile la situazione di Demon Damage in realtà, perché alla fine sono 3%-4% di DPS che sto perdendo. È una cosa quasi irrilevante nel grande schema delle cose, diciamo. 4% di DPS li puoi compensare vagamente con le mani. Cioè no, di base fai molto di più con le mani, però a parità proprio tutto min-maxato è run to run, è molto molto meno della run to run variation, quindi chi se ne frega. Il 7% di, o l'8% scusa, dell'Eye of Salvation, quello inizia a essere rosicante, anche se additivo rispetto al 18, quindi non è che fa per 1.07 e poi per 1.08, quello sarebbe la pazzia, avrei già quittato. No, che sbagliato. Però è comunque per 1.15, quindi è comunque un 8% grosso. Cioè, meno l'8%, però è comunque un numero grosso. Vale più di alcune stone, si vende. Avrei dovuto farla al contrario, per me quando ho usato il Bifrost, ste daily. Ste due daily. C'ho 4 cubi pure qua. E chi li finisce?
Non mi ricordo. C'è una cosa da fare su me. Che palle sto gioco. Disgusting dog shit. Che devi fare? Basta così, basta, si è rotto il cazzo. Si chiude qua. Si continua. Cioè si recupera domani quello che non si è fatto oggi. E vabbè. Basta, andiamo a dormire. Abbiamo dato pure troppo a sto gioco. Adie. GG.